Buonasera a tutti, benvenuti nella terza diretta della medicina della nuova era. Cominciamo a presentarci il nostro creatore, Oscar Citro. Buonasera a tutti. Continua le presentazioni. Sì. Allora, buonasera a tutti. Allora, c'è anche il consiglio direttivo, ci sono altre persone. Emanuele. Emanuele Nuvola Grigia, socio. Daniele. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Allora, la lista. Buonasera a tutti, sono Larissa Cantoni. Bruno. Buonasera a tutti. E Luana Zinzeri. Buonasera, bentrovati. E io Michele Recupero. Allora, il vostro audio è stato messo muto per favorire l'ascolto a tutti in maniera corretta. Allora, cominciamo a prendere due domande che sono pervenute nei gruppi di Facebook. La prima domanda la fa Katia Tumbarello e dice: "Grazie a tutti, il team. Vorrei porre la seguente domanda: quale conflitto determina la spondiloartrosi, di cui soffre di più della metà della popolazione italiana, sia maschile che femminile, soprattutto se la spondiloartrosi è situata nella zona cervicale, a quale conflitto non risolto è imputabile?" Oh, aiuto. Si trova Oh, nella io zona posso dire qualcosa? Aiuto. cervicale. Sì. Rispondi tu, Daniele? Allora, il Mi sono discorso. perso, io mi sono perso. Allora, qui sicuramente c'è un problema di struttura osteoarticolare, un problema ovviamente di chakra della radice, che se avete letto il libro di Oscar, governa un po' la salute delle ossa, no? E sicuramente sapete l'origine un po' conflittuale legata a un conflitto di territorio. E detto questo, ovviamente sulla colonna vertebrale c'è anche un mondo dal punto di vista emozionale e varia anche in base alla zona specifica della colonna vertebrale interessata da schiacciamenti o altre patologie che generano appunto artrosi o altro. E posso dire, a me mi sono capitati due casi nello specifico differenti, e in ogni caso, se noi pensiamo all'idea della schiena come un'idea funzionale di sostegno nella vita, no? Perché la schiena è ciò che ci tiene eretti in questa esistenza, in questa vita, che ci tiene, che ci garantisce il sostegno, no? La sicurezza, la forza. E sicuramente esiste un conflitto di svalutazione della persona. Poi ovviamente dipende appunto le vertebre, quali sono le vertebre interessate. E ho notato spesso un discorso di cervicale legato, parallelamente ho trovato spesso con la cervicale anche un chakra del terzo occhio debole. E in questo caso ovviamente c'è una svalutazione personale. Quindi allora tutte le problematiche legate alla cervicale riportano a una esigenza da una parte di tenere le cose sotto controllo e quindi andare in qualche modo in uno stato energetico di debolezza quando senti di non riuscire a tenere sotto controllo le situazioni, di gestire appunto le varie situazioni relazionali o di vita.
però dietro una conflittualità legata all'esigenza di tenere sotto controllo le situazioni e le relazioni, spesso e volentieri c'è un conflitto di svalutazione personale, quindi un chakra del terzo occhio debole, una bassa autostima. Nel caso specifico a me è successo di una signora che soffriva di cervicale cronica, chakra del terzo occhio debole, e praticamente siamo andati con il test kinesiologico a trovare un conflitto di svalutazione, dove lei addirittura quando era piccina, quando già aveva 5, 6 anni, 7 anni, veniva perennemente rimproverata dai genitori. Lei si faceva la pipì addosso e a prescindere poi dalle motivazioni, no, che portavano a questa problematica, la sua conflittualità era legata al fatto di venire sempre rimproverata dai genitori. E ovviamente voi potete immaginare che un bambino a quell'età, 5, 6, 7 anni, il rimprovero del genitore può essere un trauma, uno shock dal punto di vista emotivo. Il bambino è una spugna a quegli anni, e a prescindere poi da un discorso legato anche a chakra del cuore, quindi un discorso proprio di affettività, no? di percezione, di mancanza di amore o altro, il bambino che viene rimproverato costantemente su una problematica si genera in sé un imprinting informazionale del io sono sbagliato, quindi nasce la credenza, io sono sbagliato, mamma e papà mi rimproverano sempre, se io faccio sta pipì è colpa mia, sono sbagliato. Morale della favola, nel caso specifico la sua autostima era a terra, e nella cervicale lei viveva poi il conflitto sul posto di lavoro. E si sentiva sempre rimproverata sia dai colleghi che dal datore di lavoro, non riusciva a tenere sotto controllo gli obiettivi lavorativi che le venivano dati, e sentiva il peso di questa esigenza, e quindi in questo caso, lavorando su questo, sia sul chakra del terzo occhio che su questo conflitto specifico vissuto al lavoro, perché ovviamente poi è la situazione specifica di vita nel caso di questa signora nel posto di lavoro, ma l'origine era appunto ciò che aveva bloccato il terzo occhio agli anni dell'infanzia, e quindi tutto il discorso di questi rimproveri eccessivi da parte percepiti come eccessivi da parte dei genitori, no? L'altro esempio che posso riportare su questa situazione specifica legata alle vertebre riguarda la parte più bassa, la parte sacrale, e ovviamente, appunto, ripeto, sulla colonna vertebrale c'è un mondo, e bisogna andare a vedere anche dove, no, c'è il problema. Nel caso di quest'altra signora, il problema era la zona sacrale, quindi lei aveva questa problematica, questa patologia diagnosticata nella zona, diciamo, in prossimità della zona sacrale, e lì c'era, oltre al chakra della radice, un discorso di chakra del cuore. La signora, anche in questo caso, c'è un conflitto di svalutazione e un conflitto di problematiche proprio di sostegno, no? Però nel caso suo il conflitto era molto collegato al chakra del cuore, proprio perché avevamo trovato con il test kinesiologico un problema legato a gravidanza e 0 anni. Lei, praticamente, i genitori volevano un maschio. Ovviamente no, la svalutazione su se stessa riguarda in questo caso proprio l'ambito sessuale. Non a caso le vertebre colpite vanno a ridosso del sacro. Voi sapete che anche nella colonna vertebrale abbiamo l'interfaccia del chakra, e quindi chakra della sessualità riportato sulle vertebre nella zona sacrale. La signora riportava questo conflitto, che da una parte condizionava il blocco sul chakra del cuore, e quindi inevitabilmente bisognava andare a lavorare sul chakra del cuore, dall'altro lato però lei sentiva in se stessa la svalutazione per essere nata di sesso opposto rispetto al desiderio, no, dei genitori.
E quindi poi lavorando sia su Chaga del Cuore che su questo sentirsi svalutata rispetto alla sessualità, no? non riconoscersi proprio nella vita, come, e quindi chakra, anche aveva il chakra della radice ovviamente anche bloccato, e qui il discorso poi diventava anche più ampio, no? Perché se non mi sento accettata sessualmente come identità di donna, ovviamente il chakra del territorio, il chakra della radice condiziona l'idea stessa di territorio in senso assoluto, no? Non mi riconosco in questa terra, in questo mondo, perché sono donna quando dovevo essere maschio. E quindi in questo caso abbiamo fatto un lavoro, diciamo, a 360 gradi da questo punto di vista, per andare poi sempre a, io dico sempre, a pacificare queste ferite, no? È chiaro che è indispensabile sempre, come ci insegna Oscar con il test kinesiologico, andare all'origine un po' del conflitto che c'è dietro. Sì, allora aggiungiamo una cosa, come ha detto Daniele, con il test kinesiologico sappiamo con precisione qual è il problema, qual è la causa, il fattore emotivo che determina la malattia. Generalmente per quanto riguarda le ossa, la parte alta della colonna vertebrale e stare in un posto chakra della radice che governa l'energia delle ossa si blocca quando una persona passa del tempo in un posto dove non sta con piacere. La parte alta della colonna vertebrale generalmente è la casa. Le anche sono la zona bassa della colonna vertebrale, compreso le anche, il territorio dove non si sta con piacere, mentre le articolazioni inferiori andate in un posto dove non si va con piacere. Generalmente la cervicale invece blocca la cervicale, dove ci sono anche sintomi di vertigini, e quando una persona si sente sbandata, nel senso che non sa quale direzione prendere nel futuro, non sa cosa fare per il futuro, e questo sbandamento psicologico crea anche uno sbandamento a livello fisico, con le vertigini o peggio ancora la labirintite. Intanto con il test kinesiologico sappiamo le dinamiche così. Poi, pure in quest'ultimo caso, poi alla fine c'è di mezzo il chakra del cuore, perché quando una persona apre il chakra del cuore, col chakra del cuore aperto ci sono le condizioni per cui la strada va in discesa verso la felicità e verso la propria realizzazione, e quindi si ha poi l'idea ben precisa cosa fare, quindi scompaiono le vertigini, scompaiono le cose. Tanto per problemi alle ossa è meglio aiutarsi energeticamente attivando, se c'è il chakra della radice bloccato, però questo si può vedere chiaramente col test kinesiologico per sapere il motivo preciso, perché si possono fare tante ipotesi, però come ha detto Daniele, poi il motivo preciso si sa con il test kinesiologico. Però in generale chi ha problemi alle anche ha un problema e non sta bene nel territorio, chi ha problemi alle articolazioni è costretto ad andare in un posto dove non va con piacere. L'abitazione è la parte alta, quando l'abitazione non piace, la parte alta della colonna vertebrale. E quando riguarda la nuca, invece, è uno sbandamento, non si sa quale direzione prendere. Vabbè, passiamo all'altra domanda. Bene, allora, grazie. Adesso c'è sempre un'altra domanda che è arrivata dai gruppi, che è da parte di Lilla Maugeri, che dovrebbe essere con noi in linea. Allora, gli diamo l'audio. No, non è in linea. Comunque chiede una cosa analoga, cioè chiede comunque sulla cervicale il lato destro, ma è la stessa cosa comunque che abbiamo appena detto. Sì. Con il test kinesiologico sappiamo la risposta precisa, però se sono accompagnato, il problema della cervicale è accompagnato da vertigini, da sbandamenti, da labirintite, allora obbligatoriamente
non sapere quale direzione prendere per il futuro, non sapere cosa fare nel futuro, dove indirizzare le proprie risorse, le proprie energie. Sulla chat è arrivata una domanda da parte di Patrizia Miozzi, che dice: se è possibile sapere cosa può causare l'herpes nasale. L'herpes nasale. No. Nessuno risponde. Qualcuno di voi che vuole rispondere a questa domanda? Ma diciamo che il naso rappresenta il gustare gli odori, il gustare la vita, i sapori, le cose, il sapore della vita, gli odori. E generalmente il problema al naso, pure il tumore al naso, avviene con l'apertura del chakra del cuore, perché quando una persona apre il chakra del cuore, obbligatoriamente poi la vita piace, quindi te la puoi gustare realmente la vita. C'è un'operatrice brava di Sardegna, Maria Chicchi, è merito di lode, perché da lei si è rivolta una ragazza giovane che aveva la sclerosi multipla e il tumore al naso, quindi stiamo parlando di una malattia peggiore dell'herpes, e questa ragazza ha fatto la consulenza con lei ed è guarita completamente. Poi dopo 2 mesi è venuta al corso di Torino, perché essendo guarita da una malattia che per la medicina ufficiale non c'era rimedio, poi voleva essere di aiuto, ha fatto il corso perché poi voleva essere di aiuto a risolvere, ad aiutare anche gli altri a guarire dalle loro patologie. Io ho avuto modo di testarla a Torino e confermo che era completamente guarita sia dalla sclerosi multipla sia dal tumore al naso. E l'operatrice Maria Chicchi in pratica prima di tutto l'ha aiutata ad aprire il chakra del cuore, la guarigione è venuta per questo. Poi l'herpes bisogna sempre vedere in quale zona, e per esempio l'herpes labiale, faccio un esempio, le labbra servono, ogni cosa serve, uno deve domandarsi le labbra a cosa servono, cioè perché c'è un male a questo problema, a questa parte. E le labbra servono per baciare, quindi l'inizio è una relazione più intima, e quindi quando una persona ha, magari è fidanzata, è sposata, però vedi un uomo che ti corteggia, ti avrebbe voglia di lasciarti andare a livello sessuale. Il conflitto è lotta tra due forze opposte. Da una parte vorrei, perché quella persona mi stimola sessualmente, ma dall'altra parte c'è la dinamica, non si fa perché sono fidanzato e sposato. Allora in pratica il corpo crea l'herpes alle labbra per evitare il bacio, che è il primo contatto intimo per una relazione. Secondo me la cosa più importante è che oggi l'uomo deve andare incontro per creare colpo di scena, qualcuno e andare incontro alla propria autostima. È subentrato. Interferenza. Noi guidiamo. Qualcuno è subentrato, non so chi. Non puoi vedere. C'è un intento di hackeraggio. No, sono arrivati gli hacker. Non penso, è una cosa fortuna. Vediamo altre domande. Allora, sì. C'è una domanda in chat di Letizia Pisciuneri. Sì, che dice appunto che vorrebbe un approfondimento. Sì, gli diamo l'audio. Allora. La prossima volta prendo le cuffie, così non sto troppo vicino al computer, se no non sento. Perché qualcuno si lamenta che poi la voce non è forte. Allora, mi sentite? Ecco, salve. Sì, ciao. Buonasera. Ciao a tutti. Grazie per questa opportunità. Allora, io avevo la scorsa settimana avevo mandato una domanda, poi purtroppo non mi sono potuta collegare.
Ho ascoltato la risposta su ascoltando la registrazione, era la domanda sulla bulimia nervosa. Non so se ricordate un po' il discorso che mi avevate fatto. Io ne soffro da tanti anni. Io sono in auto, quindi auto, me stesso, il mio tempio, stima di me stesso. Giuro che non sono io. Bella voce tua. No, giuro, Michele, giuro. Non puoi individuare chi è per cancellare. Quello no, devo silenziare tutti. Nel caso è la Rossella. È Rossellina? Mm. Ah, ecco, avevo l'audio chiuso, scusate. No, cioè, ma Rosellina ha l'audio chiuso. Deve essere chiuso a tutti il microfono, tranne... Rossella non ce l'ha chiuso. Vabbè, nel caso disattivo tutti l'audio, poi lo rimetto tutti, perché... Adesso è chiuso. Ok. Allora abbiamo già risposto, Daniele Bova è stato molto esauriente su questa cosa, quindi puoi vedere la registrazione. Sì, io l'ho seguita, cioè l'ho ascoltata la risposta, però su alcune cose non mi sono ritrovata. Cioè? Dimmi. Ma nel senso, cioè, adesso è molto un discorso psicologico, no? Scusate, sto diventando rossissima, la bulimia. Si faceva molto il discorso del legame materno, eccetera, eccetera. Però, non so, mi viene da dire che io quella cosa penso di averla superata. È più... la vivo più come uno sfogo nervoso, ma non più legato a quel passato, ma a uno stratificarsi di cose. In questo senso io volevo capire se c'è un modo per togliermi questa, come posso dire, questa insana abitudine, cioè per pacificarmi con delle cose che poi ho stratificato, però quella parte lì non me la... Come dire, penso che ormai sia veramente un passato chiuso, cioè non guardo più tanto indietro. Non so se sono riuscita a farvi capire che sento. Sì, ti rispondo io un attimino. Sì. Perché la bulimia intanto la può avere solo chi ha il chakra del cuore bloccato, ma il chakra del cuore non si blocca unicamente per l'amore non ricevuto dalla mamma. Può essere sì, infatti, quello voglio dire. Assolutamente, da parte di almeno uno dei due, ed è obbligatorio, la sofferenza per il giusto amore non ricevuto da parte di uno dei due. Uno poi magari non ci pensa, perché le dinamiche della vita poi proseguono, uno non ci pensa, però quella ferita ti rimane dentro e ti condiziona in negativo tutta la vita. Facciamo un esempio. Due sorelle con il chakra del cuore bloccato, la minore a 3 anni e mezzo di età, e risultava una ferita con la madre. E la ragazza mi dice: non è possibile che io ho una ferita con mia mamma, perché mia mamma mi dà sempre segni di amore, me l'ha sempre dati, quindi io non ho nessun problema con mia mamma, perché mia mamma a livello affettivo mi ha dato tutto. Senti, probabilmente, ho risposto io, non ti ricordi di quello che ti è successo a 3 anni e mezzo, che ti sta condizionando in negativo tutta la vita. Tu non la riconosci quella ferita, però vediamo le condizioni a livello sul chakra del cuore. Riconosci che le tue relazioni sentimentali sono tutte finiscono, non sono propriamente serene. Riconosci che sei un po' dura a lasciarti andare nei sentimenti, così... che c'è questa somatizzazione amore uguale sofferenza, che non sei in condizioni proprio di gioire della vita. E la ragazza ha riconosciuto tutto questo. Poi il discorso che... ma io non ho nessuna ferita con mia mamma. Interviene la sorella maggiore, no, io lo so cosa è successo quando avevi 3 anni e mezzo. Quando avevi 3 anni e mezzo, nostra madre è stata ricoverata per 4 mesi in ospedale. A te, che eri piccolina, non ti era concesso neanche di andare a vederla. E tu piangevi disperata tutti i giorni. Ora un bambino di 3 anni e mezzo, una bambina, non capisce l'ospedale. Vive quei 4 mesi come un abbandono della mamma. E quella ferita poi ti condiziona, non sanata, ti condiziona in negativo tutta la vita. È che il discorso è che per aprire definitivamente il chakra del cuore
c'è una prassi che bisogna fare, se non si fa quella non si va da nessuna parte. Io parlo di come aprirlo definitivamente. La medicina della nuova era si basa proprio su questo fatto. C'è una malattia, a base della malattia c'è sempre un conflitto che la determina, con il testo ecclesiologico si sa anche l'anno del conflitto, le modalità, le persone coinvolte. Quindi poi si hanno gli strumenti per aiutare la persona a risolvere il conflitto. Quando la persona risolve il conflitto, la guarigione è definitiva, perché è come se uno avesse superato un esame dalla terza media, andato nella prima all'università. Sì. E a quel punto, primo liceo può essere anche bocciato, cioè, che non ha imparato le lezioni del liceo. Però anche volendo non può fare di nuovo la terza media, quello è un esame che è già superato. Perciò quando si risolve un conflitto la guarigione è definitiva, l'apertura del chakra è definitiva. Però se non si... per il chakra del cuore ci sono tantissime metodologie che permettono di aprire il chakra del cuore, ma sono tutte provvisorie, che poi il giorno dopo ma uno ce l'ha di nuovo bloccato. Il discorso, poi quando parlo, io sul chakra del cuore dove ne parlo per 3 ore, ma tante persone mi dicono, ma io riconosco che sono offerto per i miei genitori, riconosco che sono un po' dura a lasciarmi andare nei sentimenti, quindi non mi hai detto niente di nuovo. Perfetto. Il problema è che per aprire il chakra del cuore c'è una metodologia, bisogna passare all'azione e dimostrarlo di aver sanato quella ferita. Capisci? Sì, fin quando non si passa all'azione, si sta facendo solo teoria. E l'apertura definitiva per il chakra del cuore è quello di seguire le indicazioni. C'è un posto sul mio profilo, nel gruppo Oscar Angel Citro, dove già sembra che il 50% dei lettori lo riescono ad aprire. E quello permette l'apertura definitiva. Con l'apertura definitiva del chakra del cuore è impossibile per me che una persona possa avere la bulimia o l'anoressia o problemi di asma, problemi di bronchite, problemi di fibromialgia, sclerosi multipla, demenza senile, Alzheimer, Parkinson, asma, problemi alle coronarie, al cuore, ossessione, bipolarità, schizofrenia, dipendenze, depressioni. Sono tutte cose che appartengono al chakra del cuore. Nel momento che uno apre il chakra del cuore definitivamente è come se uno facesse un'assicurazione sulla vita, che queste brutte malattie non le potrà avere, ma anche se ce l'ha deve migliorare, dipende dal grado di chiusura, no, dal grado di del trauma, cronizzazione a livello delle aree cerebrali, stiamo parlando del Parkinson dell'Alzheimer. Mm-hmm. Perché il miglioramento è obbligatorio, però l'entità del miglioramento è in base alla cronicità della malattia. Perché non bisogna neanche illudere le persone, se ci sono aree del cervello che ormai si sono atrofizzate non c'è niente da fare. Però laddove c'è un principio, con la medicina della nuova era si deve per forza guarire. Ho capito. E se posso ancora, posso? Scusate, mi è partita la sveglia, che negli anni comunque mi si sono aggiunte altre cose, se posso elencarle velocemente per capire se c'è una connessione. Vabbè, già a 11 anni mi si è bucato il timpano, l'ho dovuto rifare, poi subito dopo mi si è rotto un menisco, poi appunto mi è arrivata la bulimia, poi ancora ho rotto l'altro menisco e poi appunto la pressione alta, poi mi è arrivata una malattia agli occhi. So che le malattie agli occhi però non sono legate giusto ai chakra, se ho capito però bene. Se sono entrambi gli occhi vuol dire tutti e due, c'è di mezzo il chakra del cuore. Tutte e due, sì, ho un keratocono, che è una malattia degenerativa. E poi a livello sentimentale, come sei messa? No, dico solo l'ultima cosa, che poi mi è venuta anche l'epilessia, ecco.
a 37 anni, insomma, si è presentata anche questa cosa. Adesso avevo un piccolo meningioma, l'ho tenuto lì un po' di tempo, poi l'ho tolto l'anno scorso a febbraio, però ho avuto lo stesso delle crisi anche dopo l'operazione. Comunque quella è una cosa... diciamo che si cerca di tenere sotto controllo. C'è di mezzo il chakra del cuore, però io presumo, da quello, perché tu hai usato un termine. Sto diventando rossissimo. Bulimia nervosa. Sì, era, perché si chiama così. Quando tu sei particolarmente arrabbiata, quindi. E poi l'epilessia è la stessa cosa. L'epilessia può averla solo chi ha il chakra del plesso solare bloccato, dove la persona vive delle situazioni che non gli stanno bene, per cui a dovere tende a trattenere, a somatizzare, a accumulare rabbia. Ora, al di là di che bisogna imparare la lezione, siamo venuti sulla terra per imparare ad amarci di più, la persona che si ama è una persona che sa farsi valere, sa farsi rispettare e quindi non subisce da nessuno. La regola è che gli altri si comportano unicamente per quello che noi gli permettiamo di fare. E quindi il problema è che bisogna tirare fuori gli artigli e imparare a farsi valere, non subire più da nessuno. Tieni conto però che il 90% delle persone subiscono per quieto vivere, invece senza sapere così che il quieto vivere danneggia se stessi, e gli altri danneggia comunque anche gli altri componenti della famiglia. Non tutte le... Io ho aiutato centinaia di persone a guarire da tumore al pancreas, al fegato, alla milza e allo stomaco. Amore, mamma sta facendo una cosa, esci un attimo, scusate. Non è che tutte le persone vivono situazioni di rabbia grosse, però ne avevano accumulate nel passato che il corpo... Deve mangiare la solita pappa, quella che gli pesa sempre Gabriele, vai. Scusate, che mio figlio giustamente... Ne avevano accumulato già tante nel passato, da quando erano nati, fino ad oggi, che anche quel poco che accumulavano di nuovo ormai faceva sfracelli, come se il corpo fosse un bicchiere d'acqua completamente pieno d'acqua, aggiunge una goccia e la goccia trabocca. Questo è quando si è accumulata troppa rabbia dall'infanzia, e con una tecnica che si chiama autolavaggio energetico, creata da Nader Butto. Con questa tecnica si va a scaricare tutta la rabbia che uno ha accumulato da quando uno è nato fino ad oggi. Poi, personalmente, chi è la persona più arrabbiata del mondo? Io faccio una domanda. Quando sei in uno stato di dormiveglia, di assoluto riposo, quindi tranquilla, distesa, serena a letto, ogni tanto ti vengono tipo spasmi, scosse elettriche, tipo punture di spillo, sensazione di cadere, o nei miei casi peggiore, drignare i denti, bruxismo. Adesso... Ora, sì, se ci sono questi segnali vuol dire che si è accumulata troppa rabbia da quando una persona è nata fino ad oggi. Al di là delle persone che ha aiutato a guarire, hanno imparato a non accumularne di nuova, quindi tirando fuori gli attributi, non subendo più da nessuno. Però dall'altra parte hanno dovuto fare questa tecnica che è l'unica, ripeto, che permette di scaricare tutta la rabbia che uno ha accumulato da quando è nato fino ad oggi. Ora, se questi spasmi che avvengono a livello generalmente, a livello nella, nella fase di prima di dormire o durante la notte, sono un segnale di troppa rabbia accumulata, chi è la persona più arrabbiata del mondo dentro? Gli attacchi di epilessia, perché gli attacchi di epilessia, questi spasmi sono anche di giorno e durano minuti interi. Ebbene, andando ad indagare personalmente, l'esperienza mia, queste persone che hanno attacchi di epilessia hanno vissuto l'esperienza che quando stavano nella pancia della mamma, all'inizio la mamma non li accettava, magari voleva abortirli. E quindi sono nati già arrabbiati cioè. Con una rabbia esplosiva. Ebbene, anche queste persone con attacchi di epilessia, seguendo la tecnica dell'autolavaggio energetico che è indicata nel libro, già l'80% delle persone già leggendo il libro, poi ci sono anche dei manuali, già la fanno correttamente. E hanno visto diramare, poi, man mano che facevano l'autolavaggio energetico, diramare gli attacchi di epilessia fino a scomparire del tutto. Quindi questa tecnica funziona al 100%. E quello che tu vedi è la combinazione di due cose, chakra del cuore e plesso solare. Plesso solare. Sì.
va bene. grazie. Sì, ho visto il video dell'autolavaggio energetico. Mi sembra, non l'ho provato a fare, mi sembra una cosa molto semplice. Sì, quindi tu devi insistere un po' di più, perché avendo il chakra del cuore bloccato, tu sei un po' dura a lasciarti andare, quindi pure se non funziona la prima volta devi insistere. Va bene, va bene. Vi ringrazio tantissimo. Di niente, buona serata. Continuiamo con gli altri, ciao. Grazie a te. Allora. Poi grazie, grazie. Certizia, poi puoi sempre rivolgerti a un consulente della tua zona. Sì, io sono a Torino. Ah. E magari vi chiedo qualcuno in zona chi da suggerirmi. Va bene. Ok, grazie. Grazie a te. Michele non può rispondere, se no si fa pubblicità. Perché lui è in Torino. Ah! Vabbè, allora. Sono a Torino, ma non sono l'unico a Torino, quindi. Va bene, allora poi ti scegliere. Scrivo. Poi ti scrivo. Rivolgere alla Larissa Cantoni, lo dico a tutti. Potete appunto rivolgervi alla Larissa Cantoni via Messenger, che vi dice l'operatore, il consulente più vicino della vostra zona. Sono altre due persone, tu le hai messe nel, dove è possibile trovare le persone che hanno, perché lei, Larissa non è raggiungibile facilmente per telefono perché sta in Svizzera e costa troppo telefonare, quindi solo su Messenger. Se no ci sta Ludmilla di Salerno e Maria Grazia Gervasoni, che mi sembra della Toscana. Ci stanno i recapiti. Sì. Per sapere chi è l'operatore presente nella propria zona. Tramite Messenger invece c'è Larissa Cantoni, che di una disponibilità totale risponde a tutti. Poi allora, rispondendo alla signora di prima, che poi è una risposta che vale per tutti, perché capita spesso, no? Come diceva Oscar, spesso il nostro pensiero razionale ci inganna, no? Spesso troviamo delle persone con il chakra del cuore bloccato, però ci dicono: no, ma io vado d'accordo sia con mamma che con papà, no? Perché poi la nostra vita, le ferite che abbiamo dentro, che ci riportano all'infanzia, nei nostri primi anni di vita, prescindono poi dagli eventi oggettivi vissuti più in là, e quindi dal rapporto oggettivo che si è costruito, il rapporto con mamma, con papà. Spesso abbiamo delle ferite che, non so se hai visto la registrazione, l'altra volta parlavo di quell'esempio di quella signora che era stata concepita e diciamo tra virgolette per sbaglio, i genitori, la mamma in particolare, aveva pensato di abortire all'inizio, no? Poi quella mamma poi l'ha deciso di portare a termine la gravidanza, ha amato tantissimo. E nonostante avesse anche lei ovviamente il chakra del cuore bloccato, ma a suo modo, con i suoi limiti, ha dato tutto a quella ragazza, a quella bambina che è diventata poi ragazza e poi diventata donna. Quindi nel pensiero razionale esiste poi l'oggettività della vita, no? E uno dice: ma mamma mi ha amato, io non c'ho nessuna rabbia, perché spesso, no, dice: ma io ho fatto pace già con quelle cose vissute. Però per questo è potentissimo ed efficacissimo il test kinesiologico, perché noi in qualche modo andiamo a dialogare con la nostra parte inconscia, con la mente inconscia, no? E quindi troviamo veramente qual è l'origine di quelle ferite, di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli. Pensiamo di aver fatto pace magari con un genitore per qualsiasi motivo, però dentro, se non abbiamo veramente aperto questo chakra, la ferita resta. E poi nel caso tuo, discorso, come diceva Oscar, di epilessia, oltretutto, no? Quindi quella rabbia interna sicuramente importante, no? E poi mi permettevo di aggiungere anche un discorso che bisogna anche distinguere la bulimia da forme di dipendenza, perché a volte si può sviluppare una sorta di dipendenza. Questo vale per il cibo, vale per chi, che ne so, si diventa dipendente dalla cioccolata, no? Dalle patatine, però è cosa ben diversa dalla bulimia. La dipendenza può essere per qualsiasi cosa, no? Può essere per l'alcol, per il gioco d'azzardo, per tante tante cose. Spesso io ritengo, ma penso anche Oscar, dietro la dipendenza c'è comunque anche lì un chakra del cuore bloccato.
Non ti, allora, se ti fai male bevendo alcol o altre cose, perché c'è una differenza. Se vuoi sparire quell'anoressia, perché non ti senti accettato dagli altri, quindi vuoi sparire. Così, alla fine c'è sempre mezzo chakra e cuore. Nel momento che lo apri, cosa succede? Ti ami di più. Il mondo ti sorride perché dove ti giri, vedi amore, e quindi il mondo poi ti piace. E quindi poi nell'amarti di più hai anche la forza per eliminare le dipendenze. Io adesso, c'è una settimana fa, c'è stata una testimonianza, noi in questo gruppo, di una persona dall'Inghilterra che è venuta da me a Tenerife, è venuta con la moglie. Lui era dipendente dall'alcol, era stato in 4-5 centri di recupero dall'alcolismo e senza nessun risultato. È venuto da me e l'ho aiutato la coppia ad aprire il chakra del cuore. Lui in 3 giorni non ha più toccato una goccia di alcol, completamente risolto il problema della dipendenza dall'alcol, perché nel momento che una persona si ama di più, poi non si fa più del male. Certo. Ma infatti è capitato, una mia cliente ha portato il figlio per un colloquio, non abbiamo fatto una consulenza vera e propria, e il figlio che soffre di dipendenza da cocaina, ed è ovviamente una dipendenza autodistruttiva, no, in quel caso. E se fai la domanda a una persona che vive una dipendenza del genere, ti dice: io non ne voglio uscire, no? Perché nel caso la signora ovviamente sta passando gli ultimi anni della sua vita a portare il ragazzo in vari centri, in vari istituti, no? Per cercare di recuperare. Ma anche lì spesso usano modalità, diciamo, coercitive, no? E quindi obbligarlo a stare in un posto, a non trovare le dosi nel caso specifico. Ma appunto, durante il colloquio è emerso chiaramente, il ragazzo dice: no, io non voglio smettere, non mi interessa. Il discorso ovviamente è un chakra del cuore bloccato, è una persona che abbiamo trovato anche, non abbiamo fatto una consulenza vera e propria, però il test kinesiologico gliel'ho fatto, e c'ha evidentemente il chakra del cuore bloccato, c'è un conflitto forte con i genitori, e questo porta ad una dipendenza che ti autodistrugge, no? Perché giustamente dice Oscar, se ricominci ad amarti non puoi avere una dipendenza distruttiva verso te stesso. Voglio, permettimi Daniele, a questo riguardo una cosa che non ho mai detto, dico adesso per la prima volta: una delle mie esperienze è stata con un ragazzo di 23 anni tossicodipendente, che ho portato la mamma da me. L'ho tenuto a dormire addirittura una settimana a casa mia, all'epoca ero single, e questo ragazzo era scappato da 5 centri di recupero da tossicodipendenza perché non riusciva a frenare le convulsioni che gli venivano per l'astinenza, quindi tutte e 5 volte dai vari centri di istituto era scappato. L'ho aiutato ad aprire il chakra del cuore, e dopo il 3° giorno lui era sbalordito, perché dice: io in questo momento non mi riconosco, io avrei attacchi di convulsione, invece sto sereno, sto tranquillo, com'è possibile? Dovrei avere degli effetti dell'astinenza, e invece il corpo si disintossica. Quando ti vuoi bene di più, poi il corpo si autoritara da solo, e questo è avvenuto aprendo il chakra del cuore, ovviamente, come la dipendenza dall'alcol che ho citato prima, dipende sempre dal chakra del cuore. Quando nel momento che ti riappropri della capacità di dare vero amore e di ricevere vero amore, ma dare vero amore noi possiamo darlo solo nella misura dell'amore che abbiamo per noi stessi. Se io una mela posso donare una mela, se non due posso donare due, se non ho nessuna mela non ho niente da donare. Ciò vale per l'amore, unicamente l'amore che ho per me è quello che posso dare agli altri. Nel momento che apre il chakra del cuore mi riapprovo della capacità di amarmi e di amare, e quindi nel momento che mi amo non mi faccio più del male. Ho la forza di dire di no all'alcol, alla droga, e tutte le cose negative del mondo. Non è che quando una persona apre il chakra del cuore
le guerre, gli stermini, gli omicidi, gli stupri, la violenza e la corruzione scompaiono, esistono e continueranno ad esistere, però vibrazionalmente con l'apertura del chakra del cuore, come vibrazione si è attirata a vedere le tante manifestazioni d'amore che ci sono nel mondo, che ci sono sempre state, ma con il chakra del cuore bloccato non eri in grado di vederle neanche se erano a mezzo metro di te. Passiamo a un'altra domanda, perché sennò ogni domanda ci dilunghiamo. Sì, allora, c'è Barbara che chiede, io vorrei sapere quali conflitti sono legati ad un uomo di 32 anni che ha la celiachia da 4 anni. Posso rispondere io? Sì. Allora, intanto la celiachia solo che al chakra del plesso solare bloccato, che è situato sullo sterno. Questo chakra governa il fegato, pancreas, stomaco e milza. Per cui la persona che ne risente di fiacchezza, di stanchezza, ha questo chakra bloccato. Non ha la giusta energia, la mattina si alza piuttosto stanco. Chi tende a subire e chi è arrabbiato, e la celiachia praticamente, e si sviluppa quando una persona tende a subire, invece quando tende a trattenere la rabbia e soffre senza avere la possibilità di sfogarsi perché non è capace. Poi è un modo di fare che si acquisisce soprattutto da bambino, perché magari ne ha risentito da un rimprovero da parte dei genitori, di uno o di entrambi i genitori, come stavano parlando prima sia Daniele che Oscar, è fondamentale, no? La crescita, e soprattutto i primi anni del bambino, si assorbono un sacco di emozioni. E quelle poi le portiamo nel tempo. La stessa cosa succede con la celiachia. Se quest'uomo ha 32 anni, da 4 anni ne soffre, però come emozione è una memoria vecchia, fa parte del passato. Quindi col test kinesiologico bisogna andare a indagare da quanto tempo nasce il conflitto, e quindi non quando si è sviluppata la malattia, a detta dei medici, da 4 anni. Invece a sapere il conflitto quando nasce, le persone coinvolte sono i genitori, ma può essere anche un insegnante, una professoressa, un amico, un cugino, e le dinamiche come è successo. Solo quando la persona può imparare a non subire più, energizza questo chakra e quindi torna a funzionare poi con una corretta e giusta energia il chakra del plesso solare. Sì, aggiungiamo che, come ha detto Luana, quando c'è il chakra del plesso solare c'è bloccato, vuol dire che la persona sta continuando ancora a subire da qualcuno, quindi col test kinesiologico possiamo sapere anche da alcuni che al plesso solare bloccato obbligatoriamente dei segnali di stanchezza, come se si sveglia già stanca la mattina, si sente un po' apatico. Però anche l'altra dinamica è che chi ha il plesso solare bloccato può mangiare anche poco e sano, ma quel poco che mangia non lo digerisce per intero, quindi si crea dilatazione. Quindi anche la qualità del cibo, una persona che ha il plesso solare bloccato obbligatoriamente diventa anche intollerante a tante cose, soprattutto chi ha il plesso solare bloccato, proprio il latte derivati dal latte, il corpo non ce lo fa digerire. E quindi dipende dal plesso solare. Aprirlo vuol dire creare le condizioni per nel tempo digerire anche le pietre. Poi l'ultima considerazione sulla celiachia: tante persone vengono diagnosticate celiache, però è una cosa che ho denunciato nel libro La medicina della nuova era. Io ho visto personalmente che il 90% di queste persone non sono intolleranti a tutte le farine, cioè nel senso la farina bianca fa male a tutti, poi chi ha il plesso solare ne risente di più, però
il 90% delle persone che viene diagnosticata la celiachia invece possono mangiare tranquillamente il pane integrale, la pasta integrale, il riso integrale, tutto quello che è integrale. Mentre chi viene diagnosticato la celiachia proprio diventa un po' un incubo, perché poi è difficile andare in un bar a trovare qualcosa che si può mangiare, altre cose. E invece con il test kinesiologico si sa perfettamente a cosa siamo intolleranti, se siamo intolleranti anche alla farina integrale, perché ripeto, al 90% non è vero, ma col test kinesiologico si sa. Bene, allora, grazie, abbiamo... Michele, scusa. Rocco. Michele, scusami. Sì. Era una domanda che si riferiva al discorso di prima di Rossella Falasca, e se il discorso sulla dipendenza vale anche per il fumo, chiedeva. No. Non vale per il fumo. Però il discorso è un po' troppo lungo riguardo al fumo, perché dovrei dire delle cose, spendere più di un quarto d'ora di tempo. Perché in tutte le culture sciamaniche c'è l'utilizzo del fumo? Perché Ram, da quando fa i corsi, obbliga i partecipanti a fumare la pipa e altre cose? Perché secondo delle ricerche aumenta le sinapsi del cervello e aiuta la memoria e la concentrazione addirittura al fumo. Il discorso è che il tabacco, se uno fa il test kinesiologico sul tabacco, il tabacco non fa male. Se uno fa il test kinesiologico solo con la cartina, si vede che la cartina non fa male, fa malissimo. E nella cartina che ci sono, la cartina è imbevuta di sostanze, tipo addirittura il polonio 210 e il cadmio, che sono radioattivi. Quindi immaginiamo qual è il danno che fanno, come possono far male. Però se la sigaretta tranquillizza, io lo stress per la mancanza della sigaretta mi farebbe più male che se la fumo. L'importante è che se ci sono dei rimedi che io utilizzo per evitare i danni della cartina, allora almeno evito i danni della cartina e i danni della sigaretta. Ritorniamo un attimino a monte del problema. Intanto, se ho il chakra del cuore aperto, il tumore ai polmoni, pure fumando 4 pacchetti di sigaretta al giorno, non me lo posso beccare. Così come hanno fatto milioni di persone che hanno fumato oltre 4 pacchetti di sigaretta al giorno e hanno campato oltre 90 anni. Allora, il fumo, il tabacco in sé per sé, con testi kinesiologici, mi dica tutto quello che fa male all'organismo. Se uno testa il tabacco non fa male all'organismo. Non a caso in tutte le culture sciamaniche c'è il fumo. E la cartina della sigaretta che è bevuta di sostanze ritardanti, di sostanze altamente tossiche che fanno male. Allora, si può anche fumare, ma con un po' di intelligenza, per evitare dei danni che sono provocati dalla cartina, ma non dal tabacco. Okay. Poi io posso aggiungere una cosa? Sì. Allora, sul discorso il fumo fa male, o altri alimenti e quant'altro, no? Perché proprio stasera ho finito una consulenza con una persona, e poi vabbè, quando si entra poi nello specifico, ci sono sempre delle varianti. Sicuramente è una cosa molto bella della kinesiologia e che ti permette di capire quando tu con i test puoi anche valutare se un alimento è più o meno appropriato. Però noi consideriamo molto certe volte una cosa fa bene e una cosa fa male. E poi dipende anche molto da chi la dice, e quindi noi rafforziamo questa energia. Nel senso che se io fumo e tutte le volte dico fumare fa male, e fondamentalmente la cosa che fa più male non è tanto la sigaretta in sé, ma quanto che io credo che il fumo faccia male. Cioè, nel senso che ogni volta che noi utilizziamo un pensiero, una parola, con qualsiasi tipo di dipendenza, con qualsiasi tipo di nostra azione, no, che possa essere giusta o sbagliata, noi inconsciamente creiamo già un conflitto.
Quindi se vogliamo fare una cosa, qualunque sia la cosa, come tipo Oscar, lui c'ha il suo chakra del cuore aperto e fuma, non penso che tutte le volte dica il fumo fa male. Io mi godo la mia sigaretta, punto e stop. Quindi se vogliamo fare una cosa, anche se potrebbe essere apparentemente una cosa non così corretta, ma cerchiamo di prenderla con leggerezza, perché è veramente importante. Perché quando noi la sovraccarichiamo di informazioni, no, che la società ci dice o sventola, noi le facciamo nostre e queste cose ce le mangiamo. Cioè io più vado avanti nel percorso di crescita con le persone e mi rendo conto che le persone che sono più scariche, sono più esaurite oggi, è proprio perché assimilano veramente tante informazioni che intossicano sia il pensiero, sia l'energia, sia l'organismo. Quindi cerchiamo veramente di stare molto attenti a oltre alla cosa in sé, a quanto c'è un'energia che magari non percepiamo, che però noi fondamentalmente tante volte ingeriamo, ok? Quindi se facciamo una cosa anche come il fumo, può essere qualsiasi altra dipendenza, cerchiamo di prenderla veramente con la leggera, perché fondamentalmente questo ci permette di essere più sciolti, più liberi, e il nostro organismo si affatica molto meno. Anche perché, come si dice, tutte le cose che possiamo fare, anche il mangiare, oggi viviamo in un mondo dove si mangia di tutto e di più. Una volta c'erano poche cose, ma buone. Oggi ce ne sono tante e devi fare sempre una cernita, no? Ma in questa cernita, tutte le volte, noi non riconosciamo che siamo sempre in allerta. Siamo sempre in allerta perché, ah, questo sì, perché, ok, sì, quello no... ci farà mica male, non sembra, ma il nostro sistema neurovegetativo è sempre in allerta. Io mi riscontro più nelle persone che lo stress è quanto sia uno stress veramente da separazione, cioè da cose che ci possono far bene e da cose che ci possono far male, e il nostro sistema è sempre in protezione, e questo fa veramente dei grandi danni. Ecco, volevo un po' un attimo far passare questo messaggio. Io voglio concludere, se no sembra che voglio sponsorizzare l'uso delle sigarette. Allora no, diciamo delle cose come stanno. Cioè, intanto essere dipendenti da droga o da alcol, quello crea seri problemi all'organismo. Però non è che il fumo non crea nessun problema. Nel senso che se si rompe l'ascensore, io devo fare 7 piani a piedi quando a Salerno, perché abito al 7° piano, ci vado con l'affanno. E questo penso sia provocato dal fumo. Al di là che non faccio attività agonistica più. Però, quindi comunque crea uno scompenso, però non mi posso beccare il tumore. E poi quindi fumo comunque fa male, e comunque fa male anche alla tasca. Quindi è meglio non fumare. Sì, ma quando parliamo di dipendenze, cioè, il tema è complesso e variegato, ma anche molto semplice. Cioè, come dice Oscar, la dipendenza, poi bisogna distinguere la dipendenza autodistruttiva da quella che comunque non comporta danni per la vita, no? Perché se uno ha chakra del cuore aperto, amandosi, non può avere una dipendenza che gli crea un danno mortale, tra virgolette. Però è sempre un discorso, come in ogni cosa poi nella nostra vita, di analisi, di valutazione, di bilancia costi-benefici. Cioè la dipendenza ha sempre, qualsiasi tipo di dipendenza, un effetto calmante, e è sempre dietro un'emozione generante. Può essere la cioccolata, la sigaretta, il bicchiere di vino, e quello che ci pare, no? Ma dietro quella dipendenza c'è un'origine in cui il nostro sistema neurologico e neurovegetativo ha generato la produzione ormonale di serotonina dietro una situazione vissuta che è tutta nostra, e quella serotonina prodotta rimane nella nostra memoria neurologica, e noi cercheremo sempre quell'oggetto della dipendenza quando magari abbiamo bisogno di avere una situazione di maggiore calma che arriva dall'esterno, no? E poi voglio dire, se, come dice Oscar, l'effetto del calmante della sigaretta è maggiore rispetto al rischio, perché la sigaretta fa male, non ci stanno santi, non è credenza, non lo nego. La sigaretta che non provoca il tumore, non c'è test kinesiologico che tenga. La sigaretta accesa è monossido di carbonio, fa male, non diciamo cose che non fa male. Il tabacco non è che è tossico, il tabacco, ma la sigaretta accesa è monossido di carbonio, ovviamente, no? Però giustamente dice Oscar, se il beneficio calmante è superiore al danno potenziale,
che problema c'è ad avere quella dipendenza, no? Cioè, in ogni cosa poi dobbiamo ragionare in un'ottica di costi-benefici, voglio dire, no? E in ogni caso bisogna andare a capire, innanzitutto partiamo dal chakra del cuore aperto, come dice Oscar, perché in quel caso non c'è dipendenza che ci va a condizionare e a mettere in pericolo la nostra vita. Poi bisogna valutare il beneficio, e se vogliamo uscirne da quella dipendenza, per forza di cose dobbiamo andare all'origine emozionale che ha innescato il meccanismo compensativo che noi troviamo attraverso la dipendenza. Sigaretta, sesso, gioco, alcol, qualsiasi cosa, è un meccanismo psicologico che qualsiasi esperto ti può confermare. C'è sempre dietro un meccanismo compensativo che lavora inizialmente emozionalmente e poi diventa un meccanismo biochimico, è proprio una produzione di serotonina, non c'è niente da fare. Aggiungo una cosa, per come reagisce il corpo, faccio una consulenza a Salerno, una persona che aveva un tumore grave, e faccio l'aiuto a risolvere il conflitto, poi gli dico che nel frattempo però deve aiutarsi con un'alimentazione sana, quindi di evitare latte, derivati dal latte, carne e cibi acidi. E la persona, Madonna, mi fa, ma io quando sono venuto qui alla stazione ho visto che il negozio di fronte alla stazione c'era una rivendita di mozzarella di bufala di Battipaglia, io so che sono le migliori d'Italia. Che peccato, mi hai detto che non le posso mangiare, una cosa che le desideravo tanto. Io risposto, le desideri tanto e allora prendile. Ma come, mi hai detto che non le devo mangiare la mozzarella? Ma se la desideri tanto, lo stress della privazione ti farebbe più male che se la prendi. Il discorso che sai che fa male, ti togli l'ospizio adesso e basta, non ne abusi. Il discorso è quello, il corpo si autoripara, quindi invece sembra che tante persone vedono le cose in una maniera troppo ostracistica, cioè la carne, no, io se mangio un po' di carne poi inquino il mio corpo, ma anche Gesù in matrimonio ha mangiato la carne, ha detto quando una cosa ti viene data con amore non fa male. Il corpo si autoripara, non è vero che uno con qualsiasi cosa intossica il corpo, se una cosa la desideri con amore, lo stress della privazione ti farebbe più male se quella cosa te la prendi, l'importante è che non ne abusi, cioè io fumo meno di un pacchetto di sigarette al giorno, l'importante è che non abusi, così se ti mangi una volta un ospizio, una cosa anche che fa male, ma le desideri tanto, ma se la desideri tanto, tra virgolette, ti stai dando anche un atto d'amore perché stai prendendo qualcosa che desideri e il corpo si autoripara. L'importante è sai che quella cosa fa male e non ne abusi. Questo è l'importante. Voglio aggiungere un pezzo a quello che hanno detto già sul chakra del cuore Oscar e Daniele. Allora, nel momento in cui una persona ha il chakra del cuore aperto, è proprio una posizione, direi emotiva, mentale, che è quella di apprezzare un po' tutto quello che ci capita nella giornata, nell'anno, nella vita, senza chiudere la possibilità quando siamo davanti a delle persone, nel lavoro, in tutti i campi. Nel momento in cui una persona si chiude e quindi non si dà la possibilità di entrare in contatto, in un bel contatto con le persone, è chiaro che si forma proprio, cioè andiamo a chiuderci a queste possibilità e quindi siamo col chakra del cuore chiuso. Quindi questa dipendenza, chakra del cuore chiuso è dipendenza, è attaccamento, avviene quando ci impuntiamo su qualcuno, qualche persona o qualche condizione della nostra vita che siamo bloccati su quello. Mentre l'organismo umano è proprio un qualcosa di talmente grande, immenso, che anche un fiore lì sul prato è importante vederlo, toccarlo e apprezzarlo. Volevo solo dire questo dettaglio. Bene, passiamo a un'altra domanda. Allora, c'è una domanda di Cinzia. Abbiamo, sì, Cinzia, aiutami perché
Cosa causa la vitiligine? Ah, okay. Io volevo dire una cosa su questo allora, che io lavoravo come operatore in una casa famiglia e tanti bambini soffrivano di vitiligine, tanti, è un'affezione, voglio dire, che si ha sul corpo e abbastanza si espande in zone abbastanza, voglio dire, una zona magari che può essere anche abbastanza ampia, e penso che infatti il problema della vitiligine sia proprio legato dal fatto che tutti questi bambini avevano una separazione dai loro genitori, quindi soffrivano ovviamente internamente da questa separazione. Quindi per me la vitiligine ha come causante proprio questa sofferenza che un bambino, chiaramente, non potendo stare più con i propri genitori, vive. Questo è quello che posso proprio rimandare come esperienza diretta. Sì, però per completezza diciamo che c'è di mezzo sempre il chakra del cuore, sia per la vitiligine sia per la psoriasi. Il chakra del cuore bloccato, i genitori per un bambino fino a 6-7 anni, i propri genitori rappresentano tutto il mondo. Quando un genitore, quando il bambino soffre per l'amore non ricevuto dai genitori, è come si crea un distacco anche con il resto del mondo. La pelle rappresenta il contatto con gli altri. Poi, a seconda del grado di sofferenza, possiamo avere la vitiligine che è più lieve o la psoriasi che è più grave. Intanto non sono malattie mortali, però limitano fortemente la qualità della vita. Ora, perché una persona ha difficoltà a relazionarsi con gli altri? È perché c'è il chakra del cuore bloccato, perché quando c'è il chakra del cuore bloccato vedi il negativo in tutte le cose, quindi vedi il negativo pure negli altri, quindi crei una barriera tra te e gli altri. Nel momento che crei una barriera, inconsciamente si utilizza il corpo, la pelle in questo caso, per dire sono infetto, non mi toccate, state lontano da me. Esatto. E da monte comunque alla fine si sconfigge questa malattia aprendo il chakra del cuore. Bene, allora andiamo avanti. Rocco. C'è Rocco, sì. Ecco, in coda c'è Rocco prima. Allora, do l'audio a Rocco. Ok. Eccomi qua. Ciao Rocco. Ciao Michele. Ciao. Sei già dei nostri, delle altre dirette Zoom. Sono contento di vedervi. Grazie. Ho sentito alcune considerazioni da parte di Bruno, da parte di Daniele. Concordo su queste cose che sono state dette per quanto riguarda l'essere positivi, perché se si è positivi nel pensare, le cose non vengono, no? Si crea una barriera difensiva. Però volevo fare una domanda, perché ho bisogno di essere aiutato. Io sono collaboratore, però ho bisogno di aiuto, anche perché non è molto che ho preso questa strada, diciamo. I miei vicini di casa si sono ritrovati con una dermatite pruriginosa, non si capisce, con una dermatosi, e tutte e due, marito e moglie, si ritrovano con questa situazione qui. Io ho provato di dirgli qualcosa, ma ho visto che si chiudono. Si crea una barriera, come se non volessero andare a fondo per cercare di capire il motivo. Perché chi mi ha fatto entrare nel gruppo di Oscar è stata proprio lei, la moglie di questo mio vicino di casa. Io ho continuato e ho fatto questo percorso positivo, e lei invece adesso forse sembra quasi che abbia paura. Avrei bisogno di capire un pochettino come potrei comportarmi, ecco. Io direi... Sì, rispondo un attimo io, ma intanto con il test kinesiologico si può sapere la vera causa della dermatite. Comunque la pelle e il contatto con gli altri, però
pruriginosa può essere pure a livello di un'allergia, cioè, quindi con il test kinesiologico si può sapere se è un'allergia alimentare o da un detersivo, da qualche cosa, da uno shampoo tossico, con il test kinesiologico facilmente può essere più un'intolleranza alimentare. E che la risposta in questo caso ce l'abbiamo con il test kinesiologico, a scoprire la vera causa, perché può essere derivata da tanti fattori. Quindi per sapere la vera causa, se come dicevo io, un problema di intolleranza alimentare, dell'uso di un sapone tossico o di un problema di contatto con gli altri, bisogna sapere, quindi in questo caso c'è un conflitto, bisogna sapere, tramite il test kinesiologico possiamo sapere la vera risposta. Una persona può avere anche tutti i chakra aperti, però se io uso inconsapevolmente, mangio una cosa che mi è tossica, il corpo ne risente, può creare un'allergia, bolle che poi gratto, così. Se uso uno shampoo tossico, posso avere anche tutti i chakra aperti, intanto mi fa allergia alla pelle. Quindi per sapere la vera causa, perché per quelle che sono le malattie che limitano la qualità della vita, non c'è obbligatoriamente un chakra bloccato. Il chakra bloccato se abbiamo per le malattie serie, quelle che sono anche pericolose e possono diventare mortali. Per le malattie che limitano la qualità della vita bisogna indagare, può essere pure un fattore, come dire, alimentare o di un agente tossico esterno. Con il test kinesiologico intanto si sfrutta la capacità che il corpo non mente e quindi si sa da cosa è provocata quella dermatite. Io guardo una cosa simile, con i familiari potrebbe derivare da una conflittualità del genere? Potrebbe, ma la risposta la possiamo sapere solo col test kinesiologico. Per mia esperienza, io una mia cliente ha avuto l'orticaria cronica in tutto il corpo, che è una roba simile. Al di là che il medico fa la diagnosi e dice è dermatite o altro, può anche sbagliarsi, comunque se è cronica, c'è dappertutto, l'orticaria è questa cosa che c'è un po' dappertutto. Quindi questa mia cliente aveva un conflitto col padre. Il padre non la voleva assolutamente vedere, non l'ha mai considerato. Né la figlia e neanche gli altri, neanche la moglie, comunque aveva un conflitto perenne con la moglie, li ha addirittura lasciati senza soldi proprio per tanti anni. Quindi questa cosa qua ha portato in lei orticaria cronica, che è un qualcosa di veramente forte. Quando c'è la cronicizzazione, cioè è evidente che c'è una problematica di segnale pericoloso, cioè bisogna sempre vedere, valutare quando lo stress di per sé stesso non è niente, non è qualcosa di negativo. Lo stress è semplicemente la risposta del corpo a uno stimolo esterno, tant'è vero che in psicologia si chiama eustress, no? Il problema è quando si cronicizza, cioè quando la nostra risposta comportamentale non è adeguata a far fronte a quella situazione esterna, perché la percepiamo pericolosa, perché la percepiamo, e il nostro corpo risponde, manda dei segnali, no? E se giustamente, come dice Oscar, ce lo dice la medicina tradizionale cinese, anche la pelle è il contatto con gli altri, quindi c'è qualcosa che a livello inconscio noi percepiamo come pericoloso. E il nostro sistema reagisce in quel modo, ci crea una dermatite, ci crea un'orticaria, quello che vuoi, una psoriasi, una vitiligine, e in qualche modo poi ovviamente per questo serve il test kinesiologico, perché è personale il conflitto, ma c'è qualcosa che per me a livello inconscio mi crea un segnale di pericolo e non riuscendo a gestirlo la manifestazione a livello corporeo diventa cronica, no? Perché se è un problema di allergia, se è un problema di un alimento, eccetera, e ovviamente non prendendo più l'alimento, non venendo più a contatto con quella sostanza tossica, non ho il problema. Già la stessa cronicizzazione, se mi dice che l'orticaria è cronica, per forza c'è un problema di percezione di pericolo rispetto a qualcosa. La pelle serve a metterci in contatto, no? Rispetto agli altri, rispetto a qualcuno.
E poi alla fine si è risolto, infatti, dal momento in cui ha avuto due bambini bellissimi. Quindi è cambiato un aspetto emotivo nella persona proprio. Grazie. Bene. Michele, c'è una domanda di Noemi. Sì. E dice: buonasera, mi è tornato dolore alla spalla sinistra, poi ultimamente ho la pressione mi minima alta. Rispondo io a Noemi, visto Sì. che la conosco personalmente, e volevo dire a Noemi, tu hai già una situazione conflittuale in casa e evidentemente non hai completamente risolto il problema del territorio che stai vivendo in questo periodo. Semmai quando vorrai ci vediamo ancora e vediamo di completare l'opera. Poi, se non erro, tu hai un altro tipo di stress che ti sta causando un po' di ansia in questo periodo, sempre in questo periodo. Ecco, Noemi, se quanto prima vuoi venire, ci vogliamo sentire e approfondiamo il discorso e vediamo di risolverlo definitivamente. Qual era il primo problema, oltre alla pressione, qual era il primo problema di La Noemi? pressione è dovuto allo stress che sta vivendo in questo Sì, periodo. quello, la pressione alta e bassa è vivere sotto pressione, in Sì. pratica, la parola E chiave, secondo siccome so di che problema si me. E l'altro tratta, problema qual era oltre la pressione? prima di aver sentito Oscar la spalla, no? Noemi, la La spalla. spalla è l'incapacità di prendere una decisione, probabilmente. È Sì. dolore alla spalla sinistra. Ma probabilmente con il test si sa se l'incapacità di prendere una decisione importante per la sua vita. Ed è così che Noemi è in questa situazione, vero Noemi? Allora, Noemi? voi chiedo l'audio a Noemi? Sì. Dai Sì. Allora. Noemi. Ok. Trovata? Ok, puoi attivare l'audio. Se ci senti, puoi attivare l'audio. Ok. Dai Microfono. Noemi. C'è. C'è. Ciao Noemi. Noemi? Noemi, ci sei? Alza il Ho volume. attivato l'audio, ma Prova a parlare. Noemi? No, non si sente. No, è il volume, è il suo volume che non. No, ok. Si vede che non è vicino. Allora. Noemi? Ma si sente l'audio bassissimo, forse il suo dovrebbe alzare l'audio, se no non riusciamo a sentirla. No. Credo che abbia detto che è al massimo, ma se si può avvicinare proprio con la bocca vicina vicina al microfono, forse. No, Allora, Emanuele, quindi hai finito? io ho finito. Ci siamo visti un paio di volte con Noemi e ha un problema di territorio, però non vorrei parlarne se Certo. non mi autorizza lei. Giusto. Non vorrei Vabbè, ma parlarle. tanto la conosci, lo potete sentire anche telefonicamente. Sì, infatti lo so, gliel'ho detto adesso, ci siamo sentiti già qualche giorno fa, Bisogna quanto indagare. prima ci vediamo, vero?
sta vivendo un po' sotto pressione, probabilmente con il test kinesiologico c'è una decisione che tarda a prendere. Allora, adesso passiamo quindi a un'altra persona che è Carla Codazzi, che dice: vorrei sapere qual è il conflitto legato a glomerulonefrite e a proteinuria, cioè eccessive proteine nelle urine. Nelle? Urine. Anche questo è un problema legato al territorio. I reni sono organi che ripuliscono quello che è quello che sono le scorie del sangue, e praticamente sono le urine con le quali tendiamo di stabilire i limiti e i confini del nostro territorio. Quindi, risolvendo il conflitto che genera questo tipo di malattia, si può guarire anche dalla glomerulopatia. Sì. Con se c'è la persona, volevo fare una domanda specifica, se c'era la persona, va molto spesso a urinare in bagno? No, non ho capito. No, se c'è la persona che ha fatto la domanda, volevo domandare questa persona non c'è. Se va molto spesso a urinare in bagno. Purtroppo non c'è. Non c'è, no, più. Cioè, all'audio, ma non si è collegata. Come, perché, come ha detto bene Emanuele, i reni, quindi le urine, appartengono al territorio. Quando c'è l'invasione del territorio, quando uno vive l'esperienza delle corna, al lavoro uno ti vuole fare le scarpe, ti vuole occupare il posto tuo, oppure a casa tua c'è la suocera che ti sposta gli oggetti come vuole lei, ma la casa è tua, quindi sta invadendo il tuo territorio. Diciamo che al 90% però il territorio per noi adulti sono le corna. Un altro, gli animali usano la pipì per marcare il territorio, per far sì che altri animali dello stesso sesso non vadano a invadere il proprio animo. E si allentano i muscoli della vescica e si va molto spesso a urinare in bagno. Quindi perciò volevo fare questa domanda per sapere, perché chi ha problemi anche di incontinenza obbligatoriamente vive il conflitto di invasione del territorio. Sì. A conferma di quello che ha detto Emanuele. Passiamo a un'altra domanda. Michele, dai l'audio a Cinzia. Cinzia. No. Carla Codazzi. Aspetta. E non riesce ad avere l'audio. Prova a parlare, Carla. Ok. Carla. Dovresti... Aspetta, E c'è l'audio chiuso. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Ecco, scusate, ma cercavo di parlare. Allora, Oscar, ci conosciamo da tempo. Allora, riguardava mio figlio. Gli hanno riscontrato da 4 anni questa glomerulonefrite, che però è asintomatica. L'unica cosa che lui ha sono queste eccessive proteine nelle urine che ci sono sempre. Ecco, lui non è che va spesso a urinare, fa molta urina, questo sì. Cioè, come quantità rispetto al normale, lui in effetti ne fa parecchia. Non riescono a trovare né la cura né... nel conflitto, non lo so. No, con il test, solo con il test kinesiologico. Volevo fare una domanda a Carla. La capacità che il corpo non mente. Ecco, scusa, Oscar, era andata da un'operatrice che era in Trentino, Alto Adige, anche molto brava, e gli aveva detto che aveva il chakra del cuore bloccato. E poi
diciamo, credo che l'abbia aperto, insomma, gliel'ha fatto aprire. E adesso, allora, lui non ha sintomi, lui fa tutte le cose che deve fare. E il problema è che la medicina tradizionale ci mette un po' in agitazione, perché dicono che più avanti potrebbe avere problemi di insufficienza renale. Ecco, questa è la paura, perché sennò lui fa tutto quello che deve fare. Permangono però queste proteine nelle urine. E se posso dire una cosa, non so cos'altro. Attraverso, sì, attraverso i reni, attraverso i polmoni, noi eliminiamo le tossine. Le tossine, anche quelle, sì, quelle emotive. Quindi probabilmente lui sta vivendo, vive una vita dove è in qualche maniera è intossicato da diverse cose. Potrebbe essere, sì, è del passato, sì, sì, questo sì. Quanti anni ha? La separazione che ho avuto io con... 34. No. 34. Emanuele, volevi dire qualcosa, Emanuele? Sì, volevo chiedere a Carla se utilizza molta carne quando mangia. Chiaramente adesso ha ridimensionato un po' anche l'alimentazione. Tendenzialmente gli piace la carne, però non ne utilizza tantissima adesso, no. No, perché a volte... Anche perché... L'uso eccessivo di carne. No, 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 ma non è, non è. Anche latte derivato. Sì, sì, no. Okay. No, no, non beve latte, okay. Carne, un uso normale, insomma. Ecco, non so. Solo col test kinesiologico, allora si può risalire. Solo col test. Ma c'è anche un sovraccarico di reni, comunque, gli hanno detto? Come? Vi è un sovraccarico dei rini? Cosa vuol dire un sovraccarico? Cioè, i rini lavorano male, che cosa dicono i medici? No, no, oddio, no. Diciamo che l'hanno trovato, hanno fatto una biopsia e dalla biopsia hanno detto che i reni probabilmente sono come un po' rigidi, per cui o con le maglie un po' più larghe, per cui loro dicono passano le proteine. È una malattia, diciamo, che non si sa neanche da che, se ce l'ha da quando è nato o se è intervenuta dopo. Noi di famiglia non abbiamo, diciamo, problemi renali, né noi né la famiglia di suo papà. È una cosa un po' strana. Poi, recentemente, allora, la medicina tradizionale dice che potrebbe essere una causa secondaria, cioè legata ad altre malattie. Tra l'altro ha dovuto togliere recentemente un neo perché era purtroppo un melanoma preso in tempo. E potrebbe, la dottoressa che lo segue dice che potrebbe essere questa una causa. Io non lo so, spero di no. Comunque, ecco, questa è la situazione. In ogni caso, mi sento, hanno già detto, ormai lo sapete, sì, insomma, con i test kinesiologici si può indagare bene sull'origine, no? Un'indicazione può essere utile se troverà appunto un consulente che le segue il test, è che nella medicina tradizionale cinese il meridiano dei reni e quindi in qualche modo anche l'organo possono essere emozionalmente collegati a un sentimento di paura. Poi ovviamente se lo colleghiamo al vissuto della persona, possiamo con il test, no, andare un po' a restringere il campo di indagine. No? Potrebbe... Va bene, vi ringrazio tanto. Scusatemi, posso aggiungere una cosa? Sì. Potrebbe essere anche il conflitto del profugo, che magari il ragazzo non ha una fissa dimora, non si sente tranquillo in un posto, non so dove abita con lei, cioè con i genitori. No, abita da solo adesso, recentemente con la ragazza, ha trovato una ragazza e ora convivono, però in effetti, diciamo, la vita, allora, potrebbe essere perché da piccolo, quando mi sono separata, lui ha vissuto sicuramente questo conflitto, sicuramente, è abitato un po' con me, un po' con suo papà, un po' con i miei genitori, questo sicuro.
che ne sono di ipotesi risale all'anno precedente della nascita del conflitto. Perfetto, va bene, vi ringrazio tanto. È quello. Grazie di tutto. Grazie Carla. Grazie a voi. Allora, abbiamo un'altra domanda. Dimmi, io vi devo salutare, sono le 10, devo andare. Ok, grazie. Saluto, ciao a grazie tutti, ciao Oscar. Ciao Daniele. Buonasera. Ciao Daniele. Allora, c'è un'altra persona, Barbara, che chiede, si può sapere qualcosa delle malattie intestinali di cui soffro, ad esempio colon irritabile e candida intestinale? Questo è abbastanza, lo sappiamo un po' tutti. No, risponde. Se non risponde nessuno, dico io. Rispondi tu, Michele. Allora. Vai. I problemi intestinali partono un po' tutti nel plesso solare, cioè la persona... No, intestinale, colon e ipogastrico. Aspetta. Sì, ipogastrico. Intestinale. Ha parlato di colon la signora. Sì. Aspetta, di colon. Irritabile, candida intestinale. Sì. Allora, lascio la parola a voi. Bello, Anna. Dicevo sì, riguarda il chakra ipogastrico, per quanto riguarda il colon e il colon e candida intestinale. E allora, l'ipogastrico si blocca per due motivi, o per la sfera della realizzazione oppure per la sfera sessuale. Quindi la persona o per... sfera della realizzazione o perdono, quando una persona non riesce a digerire un evento che l'ha fatto stare male, che l'ha fatto soffrire, e per cui ecco perché poi il colon irritabile o candida o varie malattie, dipende dal grado della sofferenza, no? Più si soffre, più è potente, poi più è interessante la malattia. Per cui la persona che ha questo problema evidentemente ha subito, ha sofferto un evento che non gli è sceso giù nella vita, che non si è fatto scivolare addosso. Per andare a esaminare proprio questo evento, qual è l'evento che gli ha dato questa sofferenza, bisogna fare il test kinesiologico, ovviamente. Lì vediamo l'anno che è successo, le persone coinvolte, chi della famiglia, del lavoro, nelle amicizie e poi le dinamiche. Per cui non ricordo chi ha fatto la domanda. E diciamo che questo evento ha a che fare con la realizzazione, dove realizzazione magari anche professionale, la chiusura di un'attività o comunque un evento che ha portato una perdita di soldi. Quindi se ci stanno il 90% se ci sono i soldi di mezzo, come perché parecchie persone nella realizzazione si sentono realizzati pure se hanno, solo se hanno i soldi. E più l'evento è vissuto con sofferenza, più la malattia sarà stitica. La persona, come non lascia andare l'evento, così non lascia andare il cibo che mangia. Quindi tutte le persone stitiche hanno un problema di non lasciare andare un evento. Il termine perdono in questo caso sta proprio a perdonare, a rimuovere quello che è successo. Cioè nell'ambito spirituale quando si chiude una porta è perché si deve aprire un portone. Quindi anche quella cosa che è successa non è una condanna per morire nella sofferenza, ma perché sei destinato a fare qualcosa di più bello, di più gratificante per te. Faccio un esempio: quando una persona gli viene chiusa un'attività e soffre perché ha speso tutta una vita per impiantare quell'attività, no? Ci saranno tante persone che avranno questo problema al colon per colpa del Covid. Allora io ho speso tutta una vita per quell'attività, adesso la devo chiudere e questa cosa non la mando giù. Il discorso che nell'ambito, quando tutte le volte che succede una cosa del genere, io faccio una domanda precisa alla persona, mi puoi dire con assoluta onestà se quel lavoro che stavi facendo c'era una gratificazione
una gioia o c'era stress? Io mi sono sempre sentito sinora rispondere stress. Ecco, quella cosa, quell'attività si è chiusa, l'ha voluta l'anima, perché sei destinato a fare qualcosa di più gratificante, di più bello per te, a livello di lavoro, a livello di realizzazione, altrimenti quei soldi che avresti avuto attraverso quell'attività le avresti spese per le malattie che ti avrebbe creato lo stress. Nell'ambito spirituale, quando si chiude una porta è perché si deve aprire un portone, quindi perdonare, rimuovere quello che è successo nel passato, non pensarci più, perché fin quando ci penso, io sto in quella sofferenza, in quell'evento del passato, come non mando giù l'evento, così non mando giù il cibo che mangio, mi creo problemi all'intestino tenue, grasso, al sigma colon retto. E poi, siccome il cibo non viene mandato giù velocemente, perché si crea stitichezza, si creano anche i batteri, si creano anche i virus, quindi la candida intestinale. Per la candida intestinale basta prendere l'argento colloidale, perché l'argento colloidale distrugge tutti i tipi di virus, funghi e batteri. Però la guarigione definitiva è lasciare andare l'evento. Quella cosa si è chiusa, d'accordo, adesso pensiamo a cosa posso fare oggi, non pensare più al passato. Ci può essere anche una violenza sessuale o aver subito anche un atto sessuale. No, ma la violenza sessuale porta problemi agli organi genitali, non è alla realizzazione o ai soldi. Invece no. Il colon riguarda un problema riguarda di realizzazione professionale o di un hobby che ti piaceva fare, oppure un problema anche solo di soldi. Invece una violenza sessuale che non si è lasciata andare crea inevitabilmente la frigidità e quindi l'impossibilità di avere piacere, perché come hai subito una violenza, una molestia, una violenza, così inconsciamente, come vieni poi toccata nelle parti intime, scatta quella memoria di quello che hai subito nell'infanzia e quindi ti irrigidisci e non puoi provare più piacere. Può essere legata alla candida anche una violenza? No, quella è candida vaginale, okay. Fare sesso senza piacere. Qua candida intestinale, non mandare giù l'evento. Ok, allora. Andiamo avanti, le domande, vediamo se ci sono altre domande. Sì, allora, c'è Beba Gardosi che chiede: buonasera a tutti, volevo chiedere se si può fare il test kinesiologico ai cani. Ho un cane con pancreatine a cura, cardiaco con problemi di reni. Grazie a tutti. Questa è una cosa che rispondo io. Vai Luva. Ne sto facendo tanti ultimamente, sì. Allora, innanzitutto i cani sono come i bambini. E le stesse emozioni dei padroni le trasmettono ai loro cani. L'unica differenza che si può vedere, no, la situazione energetica a livello dei chakra, però poi è difficile la risoluzione. Cioè non è che con un cane ci ragioni, non è che lo puoi fare ragionare. Tutt'al più puoi far ragionare la padrona del cane, nel senso di cambiare certi atteggiamenti col cane. Tipo, se il cane ha il chakra del cuore bloccato e ce l'ha. Prima di dormire, saluto. Com'è? No, 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 è Oscar che parla. Ah, ok. Quindi, mica si può interagire con il cane, ok? Tipo, se ha il plesso solare, perché è un cane che non si difende, è di carattere così. E bisogna spronarlo per poter, voglio dire, è difficile risolvere quel conflitto del cane, ecco, però si può vedere lo stato energetico, quello sì. Bisognerebbe fare il test kinesiologico ai padroni. Sì. Di solito quando faccio il test ai cani, i padroni hanno gli stessi chakra bloccati, ma davvero.
Vorrei una cosa, se posso. Sì. Allora, abbiamo anche una consulente verificata di medicina della nuova era che lavora anche sugli animali proprio. Che cioè bello. Si dedica proprio a quello. Sì. Se mi scrivi in privato, oppure lo posso dire adesso chi è, perché si sta proprio specializzando sugli animali. Sì. Allora, è Nicole De Lorenzo. Ah, sì. Nicole scrive con la M. Di Torino, mi sembra che è. No, no, è delle Marche, San Benedetto del Tronto. Sì, però la conosco. Lo scrivo in chat il suo contatto. E poi volevo dire che c'era ancora una domanda di qualcosa che voleva dire Barbara prima, che non aveva il microfono attivato. Barbara diceva che soffre anche di reflusso gastrico. Questo è il plesso solare. Quindi rabbia trattenuta. Sì, rabbia trattenuta. La rabbia trattenuta, se c'è un acido muriatico, secondo una ricerca scientifica di oltre 10 anni fa, e non a caso colite, gastrite, ulcere non sono altro che corrosioni delle pareti dello stomaco e dell'intestino. Poi sentiamo sempre questi termini: bruciore di stomaco, l'acido brucia, riflusso acido, perché l'acido poi sale, tra virgolette. Io delle persone che hanno problemi anche alla gola, chakra della gola aperto, ma era l'acidità che saliva e corrodeva un po' le corde vocali. E comunque dipende sempre dal plesso solare. Il plesso solare è rabbia trattenuta. La rabbia trattenuta, ripeto, se c'è un acido muriatico, bisogna alcalinizzare il corpo. Un bicchiere d'acqua tiepida con limone spremuto la mattina, ma a condizione che mezz'ora prima e mezz'ora dopo non si unisca niente, se no ritorna ad essere acido il limone. Bicchiere d'acqua il pomeriggio con un po' la sera, con un mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Bisogna eliminare tutti i cibi acidi, perché questi creano poi il reflusso. E poi innanzitutto bisogna imparare a monte la lezione, non subire più da nessuno. Sì. Allora, poi abbiamo una domanda da parte di Francesco Bruzzese, che chiede: la miastenia, malattia autoimmune, a quale conflitto e chakra viene collegato? La miastenia, se non mi sbaglio, è una patologia causata da anticorpi e caratterizzata da... è una mancanza di forza muscolare. Sì. Perché ho avuto una volta una persona con questo problema e aveva il primo chakra assolutamente bloccato, che non funzionava. Sì, cioè sì. Viveva in un luogo dove veramente non era per niente per lui appropriato. Quindi portare questo cambiamento richiede un lavoro su di sé tante volte. Però sono tanti, magari si sforzava di rimanere in quella zona, in quel posto, però non era il suo. Per tutta una serie di sicurezze, di convinzioni, ma non era il suo, quindi aveva proprio la struttura muscolare molto debole, si sentiva molto stanco. Non so se chi ha fatto questa domanda può, voglio dire, confermare questa stanchezza. Sì, no, allora diciamo che il chakra della radice governa le ossa e i muscoli, quindi quando ci sono i muscoli di mezzo probabilmente c'è il chakra della radice bloccato. Però ci sono poi delle patologie che se invece un indurimento dei muscoli, delle fibre, delle cose, può essere anche un principio di fibromialgia sclerosi multipla. Col test kinesiologico si sa perfettamente qual è la causa del problema, e in questo caso c'è di mezzo il chakra del cuore anche, oltre quello della radice. Col test kinesiologico si sa perfettamente il motivo. Comunque i muscoli, prima di tutto, come ha detto Bruno, lo cercavo, non lo vedevo. Dove stai? Pensa che io ti ho di fianco. Sei in fondo da qua, perciò non ti vedevo.
Come ha detto Bruno, comunque i muscoli come le ossa appartengono al chakra della radice. Il chakra della radice si blocca quando una persona passa del tempo in un posto dove non sta con piacere, che può essere l'abitazione, può essere il territorio, o andare in un posto. Ma andare in un posto sono i muscoli delle articolazioni inferiori. Col test kinesiologico si sa il vero motivo. Invece un eccesso di stanchezza potrebbe anche essere il plesso solare, perché quando una persona tende a somatizzare, a trattenere rabbia, ha un senso di apatia, un senso di stanchezza, che si può avvertire anche nei muscoli, questa apatia, questa sensazione di uno si sveglia e come se non avesse riposato, ha voglia di dormire ancora, si sveglia già stanco in pratica. Col test kinesiologico sappiamo la realtà, perché da cosa deriva quel problema muscolare. Prima di tutto, quindi, l'indagine è sul chakra della radice, poi se dopo, ad esclusione, se riguarda il plesso solare, ad esclusione ancora se riguarda il chakra del cuore. Però prima di tutto, come ha detto Bruno, il chakra della radice. Allora, non ci sono altre domande. Se qualcuno vuol farla in chat, può farla. Sì, c'è qualcosa. Come? C'è qualcosa. C'è una domanda. Aspetta. Francesco, stanchezza generalizzata e deviazione dell'occhio? Sì. Allora, Francesco Bruzzese chiede, stanchezza generalizzata, deviazione dell'occhio sinistro, i sintomi che poi hanno portato alla diagnosi di miastenia. Ok, dice una... Okay. Sì, quello riguarda l'occhio, ma sono entrambi gli occhi o un solo occhio? Occhio sinistro. Occhio sinistro, allora se riguarda un solo occhio... E con il test kinesiologico si conferma di chi è la persona femminile che si ha fastidio nel vederla. Allora per non vederla io tolgo l'energia all'occhio. Il sinistro rappresenta una figura femminile, il destro una figura maschile. Con il test kinesiologico si individua anche la persona precisa, chi è che dà fastidio a vedere. E nel momento che si individua la persona, basta una semplice visualizzazione di un paio di minuti, ripetuta 4-5 volte, che si risolve il problema. Anche una persona che doveva essere operata per distacco della retina, facendo 3-4 visualizzazioni di come la persona, individuata la persona, allora chiudi gli occhi, incontri la persona, visualizza, stavolta tu la incontri ma rimani sereno, rilassato, tranquillo, in armonia con te stessa, non le stai dando in pratica più il potere di farti stare male a livello di stress, a livello, non gli stai dando il potere di incidere sulla tua serenità, sul tuo stato di salute agli occhi. Tu ti meravigli di te stessa perché sei al cospetto di questa persona, l'hai incontrata, stai di fronte a lui, ma questa volta rimani sereno, rilassato, in armonia, così. Mentre poi apri gli occhi e rifaccio il test mettendo le mani sulle palpebre, in questo caso dell'occhio sinistro. Prima, toccando la palpebra dell'occhio sinistro, perdeva forza. Dopo questa visualizzazione non perde più forza. La mente non sa distinguere tra fantasia e realtà. Quello che uno visualizza per la mente è reale. E quindi nel momento in cui visualizzi più volte che questa persona non ti dà più fastidio vederla, perché rimani sereno, tranquillo, rilassato, il corpo crea l'autoguarigione. E così una persona che aveva distacco della retina, quando è andato dopo una settimana in ospedale per l'intervento chirurgico, l'hanno rinviato indietro perché non aveva più il distacco della retina. Il problema si risolve. Però col test kinesiologico si sa perfettamente chi è la persona, sennò perché se non si individua la persona, come fai a fare la giusta visualizzazione?
Bene, allora, non ci sono, mi sembra, altre domande, giusto, Larissa? C'è un'ultima domanda che è arrivata adesso di Rossella Falasca. Una mia amica ha tutti i chakra bloccati, a cosa va incontro? È ancora viva? Se uno la telefona può darsi che nel frattempo non c'è più. No, scherzo, no. Io ho fatto più di 8.000 consulenze e sinora mi sono imbattuto su più di 8.000 consulenze in sole tre persone che avevano massimo 5 chakra bloccati. Massimo 5 chakra bloccati su 8.000, su più di 8.000. Quindi che la persona che ha tutti i chakra bloccati, io non ci credo. Probabilmente chi fa il test non lo fa in maniera corretta. L'ho pensato anch'io. Posso chiedere una cosa? Forse non li ha tutti bloccati, però ha delle carenze energetiche generalizzate, un po' tutti i chakra? Sì, Va bene, sicuramente. però se c'è il chakra della corona bloccato è indice di una malattia degenerativa maligna attiva e quindi mortale. E poi se il problema è tutti i chakra bloccati, come può uscirne fuori? Cioè, perché la somma di più problemi, ma questa non la tiri su così. Cioè, io non lo so, però io dubito sinceramente, perché il caso non esiste, perché io su più di 8.000 persone mi sono imbattuto solo in tre persone che avevano 5 chakra bloccati. Qualcuno, una decina, quattro chakra, ma la maggioranza uno, due o tre. Tutti i chakra bloccati, è come se manca completamente l'energia vitale, la persona non è neanche più viva. Non lo so, penso più a un errore, non penso che sia un'eccezione che a me non è mai capitata. Penso che più, sia più un errore. Tante volte mi sono sentito quella a tutti i chakra bloccati, poi l'ho testato io, ne aveva solo due o tre. Dipende da chi fa il test. Allora. Posso aggiungere qualcosa a proposito della visualizzazione? Sì. Niente, oggi ho fatto un test a distanza e ho proposto alla cliente di fare una visualizzazione. Lei non riusciva a piegare il ginocchio praticamente. Le ho consigliato alla fine del test di fare una rampa di scale visualizzandosi leggera e capace di salire le scale. Poco fa mi arriva la risposta: "Ciao Emanuele, ho fatto sei rampe di scale, immaginandomi senza problemi e leggero. Tutto sommato abbastanza bene anche ora. Domani, quando mi alzo, rifaccio lo stesso percorso. Grazie." Per dire che la visualizzazione è importantissima, perché una persona si autoconvince di essere in grado e capace di fare quello che si è prefisso di fare. E questa è un'esperienza che abbiamo visto anche all'ultimo seminario fatto a Bologna con una signora che non riusciva a muovere il braccio. C'era anche Larissa in quella occasione, poi ha confermato anche Oscar. E praticamente non riusciva a muovere il braccio e con la visualizzazione ha mosso il braccio dopo pochi minuti, ha mosso il braccio non dico a 360 gradi, ma a 180 sì. Ecco, la visualizzazione per la risoluzione di conflitti non definitivi, quantomeno temporanei, perché se non si risolve il conflitto comunque non ha eliminato la causa. Però la visualizzazione fa anche dei miracoli. Grazie.
La malattia deriva da pensieri sbagliati. Nel momento che operi un pensiero diverso, quindi visualizzi come se il conflitto fosse già risolto, la mente crea questa nuova realtà, quindi crea l'autoguarigione. Per cui ho tantissime testimonianze di persone che pure da 20 anni non potevano alzare le mani, dopo la visualizzazione di 2 minuti hanno alzato subito le mani in maniera verticale, mentre prima non l'alzavano neanche all'altezza delle spalle. Un ragazzo di 23 anni con malattia genetica rara, incurabile, perché tutti gli ospedali non trovavano la soluzione perché non poteva chiudere le mani, e alla fine, non trovando la soluzione, hanno detto che si trattava di una malattia genetica rara, incurabile. È venuto da me, individuando dove non era incapace di prendere una decisione. Gli ho fatto visualizzare che la decisione l'aveva già presa, come se fosse già accaduto di provare il benessere, di vivere la felicità nell'aver preso quella sensazione, quella decisione, quindi la sensazione di benessere che provava. Poi adesso apri gli occhi, prova a chiudere le mani e subito ha chiuso, istantaneamente ha chiuso le mani. Per la medicina ufficiale non c'era soluzione, poi al di là ospedaliera era andato in tutti i centri migliori d'Italia di fisioterapia, aveva fatto laserterapia, magnoterapia, insomma di tutto di più, aveva tentato di tutto senza soluzione. Sono bastati 2 minuti di visualizzazione, una volta individuato tramite il test kinesiologico dov'è che la persona era incapace di prendere una decisione, facendo visualizzare che la decisione l'aveva presa, immediatamente ha chiuso le mani. Questa è la dimostrazione, se qualcuno ha dei dubbi, che è il pensiero che crea la malattia. Quindi è un conflitto interiore. Gesù dice che la malattia deriva da pensieri sbagliati, nel libro Cristo ritorna. Nel momento che correggi il pensiero, la mente, ripeto, non sa distinguere tra fantasia e realtà, quindi quello che uno visualizza per la mente è reale. E nel momento che hai visualizzato che il conflitto è risolto, subito c'è la guarigione. In questi casi, per le articolazioni delle mani, si ha la guarigione addirittura istantanea. Sì. Allora, qualcun altro chiede... Io vi devo salutare, buonasera a tutti. Sì, altri 5 minuti. Buonanotte. Ciao. Facciamo l'ultima domanda. Allora, sì, abbiamo Anna che dice, chiede comunque se è possibile fare un test online, e appunto Larissa ha già risposto nella chat dicendo sì, abbiamo già dei consulenti che sono capaci di fare il test a distanza e la consulenza online. Quindi abbiamo già... Sì, tramite foto. Poi c'è Anna che chiede ernie cervicali, qual è il conflitto? E poi chiede anche sempre lei, ma la visualizzazione si può fare per tutti i mali? Sì, ma bisogna individuare con precisione qual è il conflitto preciso, se no cosa visualizzo? Non basta solo un pensiero positivo, io devo risolvere un preciso evento, un preciso conflitto, quindi devi visualizzare qualcosa inerente a quella specifica situazione, non basta un semplice pensiero positivo. Cioè, io faccio un esempio, una donna che ha un fibroma lo può avere perché fa sesso non per il proprio piacere ma per accontentare il partner, quindi lo fa con un poco di sofferenza. Questa donna può avere tutti i pensieri positivi del mondo, ma nel momento che continua a fare sesso nelle stesse condizioni, il fibroma non scomparirà mai. Il fibroma scomparisce unicamente quando la persona prende coscienza di sé, si ama di più, quindi rispetta anche il proprio corpo, e quindi smette di fare sesso per accontentare l'altro, ma lo fa unicamente quando è lei che lo desidera, quando è lei che ne ha voglia. Quindi a monte bisogna risolvere il conflitto. Poi per delle situazioni differenti, tipo l'uso delle mani, questa è la visualizzazione che crea delle guarigioni anche in pochi minuti. Però delle altre situazioni non basta solo un pensiero positivo, è troppo facile. Bisogna risolvere il conflitto vero anche a monte della malattia.
D'altronde, anche con il test kinesiologico, nella visualizzazione, io individuo con precisione la persona che ti dà fastidio sentire o la persona che ti dà fastidio vedere, sentire quando il problema è un solo orecchio, così. Se non individui la persona precisa, come fai a visualizzare? Cosa visualizzi? E quindi bisogna, prima di tutto, tramite il test kinesiologico, sapere cosa visualizzare. Bene. Non ci sono, mi sembra, altre domande. Possiamo... Anzi, c'è... Ultima domanda, chi si prenota? C'è Beba, Beba Gardosi che chiede che conflitto c'è per la fibrosi cistica. La cistica, che di che organo appartiene? L'ovaio? Presumo di sì, quindi è la cosa che è appena, una cisti ovarica? Appena detto, sì, una cosa simile. O riguarda i muscoli, non ho capito. No, fibrosi cistica. Però noi non siamo dottori, quale organo viene colpito? Qual è l'organo interessato? Non lo dice, ora vediamo se riusciamo. Possiamo darle il microfono, Beba Gardosi? Sì. Allora, Beba Gardosi, ti stiamo dando l'audio, ok? Se vuoi puoi anche fare la domanda direttamente. Sì, ciao, mi sentite? Ciao. Sì. Questa è una ragazza giovane, ha 22-23 anni, gli hanno trovato la fibrosi cistica. Io adesso non sono un medico nemmeno io, quindi non so che cosa colpisce. Presumo gli organi genitali, quindi ovaie, utero, credo sia quello. Adesso non sono un medico, ma presumo sia quello. Presumo perché il termine cisti ovariche, fibrosi invece, anche un fibroma dipende dall'ovaio, però fibrosi può essere anche un problema muscolare, quindi è troppo generico questo termine. Se riguarda cisti ovarie o tutto quello che appartiene all'utero, una donna può avere problemi all'utero unicamente, ripeto, se fa sesso non per il proprio piacere, ma unicamente per accontentare il partner, e quindi finisce per farlo con un po' di sofferenza, perché non lo fa per il proprio piacere. Più lo fa con sofferenza, più la malattia sarà grave. Diciamo una cosa, se su tre volte, due volte lo fa con piacere e una volta no, quindi sono più le volte che lo fa con piacere, abbiamo la semplice candida vaginale. Se su tre volte sono più le volte che lo fa senza piacere, quindi diciamo due su tre, abbiamo una piccola cisti ovarica, un polipetto, un piccolo mione. Se lo fa sempre senza piacere, abbiamo un fibroma, si può sviluppare anche il tumore al collo dell'utero, il papillomavirus. Quindi, scusate, ho interrotto. Quindi anche per dire l'endometriosi, che è comunque sempre legato... No, è un'altra cosa, l'endometriosi è un'altra cosa. L'endometriosi è la somma di più conflitti, perché l'endometriosi si sviluppa unicamente di più durante il ciclo. Infatti lei sì. Anche... Allora è un non riconoscere... la propria sessualità, nel senso di il ciclo rappresenta per una donna la maturità, no? Invece è come se la persona non vuole assumersi le responsabilità di donna, ma può essere ancora un po' bambina, perché a monte c'è qualche cosa che gli ha impedito di vivere con piacere l'infanzia. Però bisogna indagare col test kinesiologico, perché i fattori possono essere molteplici. Infatti lei ha un conflitto, secondo me, molto forte con il padre, comunque. Bene, vi ringrazio. Può darsi che il padre quando è nata desiderava un maschio, quindi lei assolutamente sì, assolutamente ecco, e quindi lei, siccome il ciclo rappresenta il femminile, no? La maturità femminile, e lei non si riconosce perché scatta quella memoria che il padre voleva come maschio, e lei non, il fatto di avere il ciclo, quindi non lo desidera, perché così non si accetta nel ruolo di donna in pratica. A conferma, scusami se ti faccio questa domanda, sì. Questa ragazza ha anche un po' di perdita di capelli? No, non ti risulta?
No, ha dei capelli molto folti e molto lunghi anche. Che sappia io no, però non sono certissima perché poi è... Quando, no, quando si pettina, se lascia un po' di sciocche di capelli. Posso informarmi, però credo di no. È una donna che perde i capelli proprio non si riconosce nella propria identità femminile. Che è un aspetto simile, però con conseguenze diverse. Ok, grazie. Grazie mille a tutti. Prego. Grazie a te. Allora, ci sono altre domandine. Ma c'era qualcuno che diceva che la fibrosi cistica non riguardi gli organi genitali e dipende dai polmoni? Sì. E la fibrosi cistica colpisce ghiandole che producono muco e sudore. È una domanda? Non siamo dottori, sì. Perciò io domandavo al disagio, sì, qual è l'organo sotto colpito? Perché secondo l'organo colpito io so qual è il conflitto che la persona sta vivendo. Se l'organo colpito è gli organi genitali, ha a che fare con la qualità del sesso. Se l'organo colpito sono i polmoni, allora obbligatoriamente c'è il chakra del cuore bloccato. Okay. Tra virgolette, anche il polmone colpito da cisti, il destro è la sofferenza per l'amore non ricevuto dalla figura paterna, il sinistro dalla figura materna. Quindi si sa anche con precisione con chi la persona non si è sentita non accettata, da chi è il genitore che non si è sentito accettato. Abbiamo l'audio. Perché ci sono migliaia di termini scientifici riguardo alle malattie, qua non penso che nessuno di noi è un dottore, quindi se uno non dice l'organo colpito, perché secondo l'organo colpito io posso sapere con precisione qual è il conflitto che la persona sta vivendo. E che si usa il termine cisti ovariche, quindi cisti, ho pensato a quello, però mi sembrava un po' strano perché c'era il termine fibro che non combaciava con gli organi genitali, perciò ho domandato. Allora, sì. C'è Riccardo Soccio che chiede appunto, magari diamo l'audio a Riccardo? Allora, ok. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. E niente, no, io non facevo una domanda, stavo semplicemente dicendo che praticamente la fibrosi cistica, da quello che dalle informazioni che ho, potrebbe essere anche una malattia ereditaria e potrebbe dipendere soprattutto dai polmoni. Questo sì, è quello che so, quindi diciamo che sì, però se sono i polmoni, è la figura genitoriale. Poi quando parliamo, scusami, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, perfetto. Scusami Riccardo, il discorso che secondo la medicina della nuova era non esistono le malattie genetiche ereditarie. Mi spiego meglio. Già più di 10 anni fa, molto più di 10 anni fa, la scienza ha scoperto che il pensiero determina e modifica i geni. Quindi in pratica non è il genitore che trasmette il gene della malattia al figlio, ma trasmette il proprio modo di pensare. Se un genitore subisce nella vita, anche il figlio che ha fino a 6-7 anni di età come unico punto di riferimento nella vita i propri genitori, anche il figlio imparerà a subire e avrà lo stesso problema al figlio. Se un genitore al chakra del cuore bloccato, è obbligatorio che anche il figlio abbia il chakra del cuore bloccato, perché a monte c'è una sofferenza con i genitori, che il genitore non ha ricevuto il giusto amore, se si va a indagare con i suoi genitori, il figlio non ha ricevuto il giusto, fino a quando non si spezza questa catena. Quando uno ha il chakra del cuore non si può avere più nessuna malattia che è inerente al chakra del cuore. E quindi in questo non c'è ereditarietà, ma c'è, ritorniamo a monte a dire che il pensiero che determina la malattia, come la scienza dimostra, il pensiero determina e modifica i geni. Cosa vuol dire? Che tu modifichi il modo di pensare.
apri il chakra del cuore e se devi per forza guarire. Quindi la medicina della nuova era, e almeno io su più di 8.000 persone alle quali ho fatto consulenze individuali, 8.000 persone che avevano vari tipi di patologie, compreso anche i bambini, ancora tutt'oggi mi devo imbattere in una sola persona che ha una malattia ereditaria o genetica, così. Mentre per la scienza tutti i giorni sentiamo parlare di malattie genetiche ereditarie. Io me ne devo, su 8.000 persone mi dovevo imbattere almeno in 5.000 persone che avevano una malattia ereditaria, invece non mi sono battuto tutt'oggi neanche in una persona. Ma ogni persona sta vivendo il preciso conflitto emotivo che determinava quella specifica malattia. Il discorso di ereditarietà non è il gene che trasmette il genitore, ma trasmette al 90% lo stesso modo di pensare. Ti faccio un esempio così banale, come possono intuire i genitori. Un genitore alza le mani addosso a un figlio, è violento con le mani. Il figlio potrà dire, io da grande non sarò violento con i miei figli. Ebbene, se non alza le mani, al 90% sarà almeno violento verbalmente, perché ha imparato, ha acquisito quella memoria di essere violento, e lo sarà verbalmente. E tante volte le parole fanno più male di uno schiaffo. Quando tu vai a dire a una persona sei un buon a nulla, un genitore dice a un figlio sei un buon a nulla, non vali niente, non meriti niente. E il bambino ci crede perché fino a 6-7 anni di età come unico punto di riferimento il genitore. E quindi inizia un processo di sottovalutazione che può portare come conseguenza la leucemia, che è mortale. Quindi vedi come le parole fanno più male di uno schiaffo. Ma il figlio ha acquisito le stesse modalità del genitore, solo che non è violento con le mani, ma è violento con le parole. Ma si trasmette sempre le stesse dinamiche da genitore a figlio. Correggi il modo di pensare e risolvi il problema. Ho capito. Quindi diciamo che la risposta alla signora che aveva fatto la domanda prima per quanto riguarda... questo problema potrebbe essere risolto sicuramente con il test kinesiologico, allora, ma probabilmente legato al chakra del cuore. Sì, è assolutamente impossibile che una persona possa avere il chakra del cuore bloccato, venuto al mondo da genitori col chakra del cuore aperto. È impossibile. Cioè due genitori col chakra del cuore bloccato possono mettere al mondo unicamente figli col chakra del cuore aperto, così la stessa dinamica, figli con genitori col chakra del cuore aperto devono mettere per forza al mondo figli col chakra del cuore aperto. Si trasmette non il gene, ma si trasmette la stessa durezza a lasciarsi andare nei sentimenti, perché c'è una somatizzazione amore uguale sofferenza. Io non ho mai ricevuto amore da miei genitori, perfetto, non mi hanno mai abbracciato una coccola, una carezza, ma un gesto affettuoso. E con i miei tre figli, quando erano grandi, io ci ho provato decine di volte ad abbracciarli e non ci sono mai riuscito. Perché c'era quella memoria che mi impediva di farlo, amore quale sofferenza. Non è che un genitore che ha il chakra del cuore bloccato non ama i figli, li ama ed è più e più dipendente dai figli, perché non trovando un senso nella vita lo pone nei figli. Però il discorso che ama ma non lo sa dimostrare perché il subconscio te lo impedisce. Però apri il chakra del cuore e hai tagliato la catena, quindi anche i tuoi figli apriranno il chakra del cuore, i nipoti, tutto così, perfetto. Quindi non c'è più ereditarietà. Siamo venuti apposta sulla terra per spezzare la catena. Ok, grazie. Grazie Riccardo. Allora, abbiamo... Va bene, ci salutiamo allora. E ancora un'ultima domanda. Diana, che gli diamo l'audio direttamente. Sì. Allora, ha già l'audio, falla pure la domanda. Ciao. Sì, no, io chiedevo, siccome ho delle placche alle carotidi, che sono le arterie, no, del collo, ho anche delle ernie cervicali, volevo chiedere appunto se è lo stesso tipo di conflitto. Se rispondo io per farlo più breve, allora per quanto attiene al collo, se c'è un problema al collo,
probabilmente placca, vuol dire che c'è il chakra della gola bloccato. Il chakra della gola bloccato si blocca unicamente quando una persona tiene qualcosa da dire, come se fosse un segreto, e non lo tira fuori perché teme le conseguenze. Ora, ognuno di noi ha tanti piccoli segreti che non dice, allora dovremmo stare tutti male, male alla gola. Il discorso no, non è così. Se ho un segreto, ma non ho nessun interesse a dirlo, non c'è un conflitto. Il conflitto è quando vorrei liberarmi di quel segreto e non lo faccio perché temo le conseguenze. Nel momento che la persona però tira fuori il segreto, istantaneamente si attiva il chakra della gola e subito il chakra, nel momento che ha tirato fuori il segreto, il chakra della gola si attiva istantaneamente. E da quel momento inizia un processo di autoguarigione. Io ho anche un tumore alle corde vocali, la persona doveva essere operata, dovevano essere recise le corde vocali e sarebbe rimasta muta per tutta la vita. Ha tirato fuori come il segreto che bloccava il chakra della gola. Quando è tornata dopo 2 settimane in ospedale per l'intervento, l'hanno rinviata indietro perché non c'era più il tumore. Tra virgolette, con soddisfazione, adesso fa la cantante, si esibisce nei pub a Napoli. È il colmo, doveva rimanere muta, adesso fa la cantante. Mentre per la cervicale, poi con il test kinesiologico si sa l'anno del conflitto, del segreto, l'evento, le persone coinvolte, le dinamiche, quindi si aiuta la persona a tirare fuori il segreto. Perché tante persone mi hanno detto, ma è possibile che una cosa così sciocca, banale, mi creava questo problema alla gola? Sì, intanto sciocca e banale perché non l'avevi mai detto a nessuno, signora. Ora, questo è il chakra della gola. Quindi col test kinesiologico si individua l'anno del conflitto, perché come fai a sapere il segreto, qual è che sta incidendo a bloccare il chakra della gola? Sulla cervicale invece al 90% l'incapacità di prendere una decisione, cioè anche girare il collo, no, non sai in che direzione andare. Perché ti senti sbandata, non sai nel futuro cosa fare. E quindi questo sbandamento psicologico si trasmuta anche in uno sbandamento fisico con blocco della cervicale. Che e può con, dare anche con delle conseguenze probabilmente anche di vertigini. Sì, infatti. Sì. Nel momento che la persona apre il chakra del cuore, si apre subito la strada giusta per fare la cosa bella per te, dove sei destinata a realizzarti. Quindi la strada va in discesa, quindi sa subito che direzione prendere. Perché nessuna persona al mondo, sensitivo, chiaroveggente, cartomante, maestro spirituale, può indicare il percorso che deve fare una persona. Questo dove incontrerà la vera gioia di vita. Questo lo sa unicamente la nostra anima. Sensitivi, chiaroveggenti o maestri spirituali possono dare indicazioni di massima, ma la vera missione della vita, dove la persona incontrerà la vera gioia di vivere, lo sa proprio la propria anima. E quando si apre il chakra del cuore è facile entrare in contatto con la propria anima. Io, nel mio libro, ho indicato come fare con l'apertura del chakra del cuore. E quindi è l'anima che ti spiana la strada verso la tua realizzazione, perché solo l'anima sa quale direzione precisa intraprendere. Quindi io non posso dire a una persona fai questo o fai quest'altro, solo la propria anima sa quello che è il meglio per noi e lasciarsi guidare dalla propria anima. Grazie mille. Grazie Anna, e c'è Rossella Falasca, gli abbiamo dato l'audio, che potrebbe attivare l'audio, che dice, ha scritto un messaggio, dice: per quanto riguarda i fibromi uterini, sapendo la causa, l'ho lasciato direttamente. Entro quanto tempo regredisce? Dipende, perché se c'è la paura di poterlo fare ancora nelle stesse condizioni di prima, di poterlo rivedere o di poter fare sesso nelle stesse condizioni di prima, tanto vale che non lo mantengo il fibromi.
anche se non cresce, ma me lo mantengo per impedire, tra virgolette, proprio per impedire la penetrazione, dato che lo faccio con sofferenza. Se io invece prendo consapevolezza, in maniera ferrea, pensiero deciso, no, d'ora in poi lo farò solo ed esclusivamente quando sono io che lo desidero, mai per accontentare l'altro, in maniera quindi neanche la paura di poterci ricadere, perché uno in maniera decisa, no, io lo, d'ora in poi lo farò solo quando sono io che lo desidero, quando sono io che lo voglio. Allora in questo caso il fibroma non ha più motivo di esistere e nel giro di una decina di giorni scomparirà proprio. Dipende dalla determinazione della persona. Così deriva la rapidità della scomparsa del fibroma. Se una persona comunque vive nella paura di poter di fare sesso nelle stesse condizioni, il fibroma sarà molto lento a scomparire. Perché lo alimenti, lo stai, anche se non stai facendo sesso, però lo stai alimentando con la paura di poterlo rifare nelle stesse condizioni. Perfetto. Non ci sono altre domande? C'era la mano alzata di qualcuno, ma che adesso non vedo più, quindi Fone di Stefania. È l'ultima domanda, perché poi me ne devo lasciare. Di Letizia, però appunto non ha più. Le dai l'audio? Le ho dato l'audio, però non. No, no, io sono qua. No, no, non ho alzato. Mi sentite? Sì, ho visto che ho alzato la mano. No, no, era perché ci sono come gli emoticon quando ci sono delle belle risposte, dare il cuoricino, quella mano lì era un applauso. Ah, ok, ok. C'è questa possibilità, era solo un rafforzare positivamente quello che stava dicendo Oscar in quel momento. Comunque va bene, grazie. Bene, grazie. Bene. Allora io direi grazie a tutti per le domande svolte e ci vediamo tutti martedì prossimo alle 20:30. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e buona vita a tutti. Buonanotte a tutti.